tema proprio di oggi, un'informazione sempre meno, diciamo, inquinata. Ecco, da questo spunto vorrei partire, lasciando la parola al Presidente della Regione Ceriscioli, al Vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti e al tavolo dei relatori moderato dalla professoressa Mazzoli. Ringrazio a tutti voi di aver partecipato, buon lavoro. Buongiorno a tutti. Stavo pensando a una delle più famose storiche fake news, quella che costò la testa a Maria Antonietta, la famosa frase non abbiamo il pane, il popolo non ha il pane, che mangi i cornetti, è una fake news. Maria Antonietta non disse mai questa frase, venne inventata dai rivoluzionari per metterla in cattiva luce e a lei costò la testa. È chiaro che non è stata solo la fake news, ma diciamo, un contesto rivoluzionario particolare. Ma fa capire quanto la forza di di un elemento, di un dato falso, possa incidere nell'immagine. Purtroppo la povera Maria Antonietta ancora oggi è rimasta la storia per la frase dei cornetti e perché le tagliarono la testa. Quindi una volta che la fake news si è consolidata, difficilmente si riesce a scalfirla dall'immaginario collettivo. Quindi ancora vittima di quell'informazione. Io ritengo in maniera più semplice, vivendo insomma il mondo della comunicazione, il rapporto all'attività di governo amministrativa e il fatto che tutto un sistema che è quello dell'informazione, che come si dice in gergo è andato in sottofinanziamento, cioè ha perso il valore della qualità del lavoro dentro il sistema, della possibilità di poter contare su professionisti qualificati, dicendo, ma creando questo spazio orizzontale di condivisione che permette a tutti quanti di essere promotori di informazione, non avendo le caratteristiche, le qualità, la competenza, la deontologia, apre uno spazio terrificante dove appunto è possibile dire di tutto di più, dove la forza del messaggio non è nella qualità, nella, chiamiamolo, autorevolezza e competenza o responsabilità di chi la afferma, ma nella capacità di evocare e di essere moltiplicata perché è rispondente a un desiderio più diverso. Quindi credo che avremo ancora molto a che fare con fake news, perché non vedo un sistema che ha preso un'altra direzione, che ha preso consapevolezza di questi problemi e torna al valore della qualità. Chi promuove da anni scuole di giornalismo proprio all'insegna della ricerca, dell'offrire a futuri giornalisti tutti gli strumenti per essere capaci e qualificati, questa cosa la possa comprendere a maggior ragione, perché è un modo anche per sminuire il valore di quell'esperienza, di quell'investimento culturale, di quell'investimento formativo di così alta qualità. Bisognerebbe che, come in tante attività e lavori, lo facessero solo quelli che sono qualificati. Immaginate entrare in una sala operatoria e trovate a operare Caporossi, che è un amministrativo, no? Non credo che nessuno di noi ne sarebbe particolarmente entusiasta. Cioè, abbiamo bisogno di associare a ruoli di responsabilità attività fatte da persone qualificate. In alcuni ambienti è naturale, lo riteniamo essenziale. È vero che intanto si scopre un dentista senza laurea, insomma, è sempre legato all'anomalia e all'eccezione. Siamo abituati su alcune professioni a volere il massimo di garanzie, su altre che sono altrettanto preziose e dico altrettanto pericolose, vedi Maria Antonietta, bisogna immaginare qualcosa di simile. C'è un rapporto più stretto fra un'informazione che gira e la qualità di quell'informazione. Noi ci rendiamo conto, per esempio, che spesso insomma si vedono notizie che sono un semplice rimbalzo da un'altra fonte, dove magari la fonte primaria si perde in questa serie di rimbalzi. La fonte primaria è una fonte non qualificata che ha dato notizia senza verificarla, senza controllarla, senza forse avere neanche gli elementi per poterla fare. È evidente che resta invece importante e forte la qualità, il saper fare il proprio lavoro e avere questa capacità di offrire se stessi anche attraverso la qualità della comunicazione. Molti anni fa andavano di moda nelle scuole medie i corsi, si chiamavano di educazione all'immagine. Praticamente si insegnava ai ragazzi della scuola media a guardare una informazione data attraverso il mezzo televisivo
e a captarne il contenuto vero rispetto a quello, chiamiamolo, che si voleva indurre. Il classico è l'intervista alla pompa di benzina, no? Metteva il microfono davanti a uno e diceva cosa pensa, in maniera totalmente decontestualizzata, quindi si permetteva a un cittadino di fare una comunicazione facendola passare come se fosse un dato statistico di carattere generale o oggettivo. O il famoso panino, se insegniamo le tecniche, dove l'informazione che si voleva mettere in secondo piano veniva circondata prima e dopo da due comunicazioni esattamente opposte e così via. Un'educazione che permettesse, offrisse degli strumenti per potersi ben orientare in quel mondo cambiato che era il mondo dove la televisione stava soppiantando le altre forme di comunicazione. In questo nuovo mondo, anche qui molto probabilmente, prima o poi emergerà sempre più chiara la necessità di avere a che fare con un prodotto qualificato e il consumatore di informazioni arriverà a chiederlo. Chi sta nel mezzo vive la fase più difficile, quando la cosa è poco formalizzata, poco comunicata e poco qualificata e restiamo un po' in balia delle informazioni che ci arrivano in maniera indistinta, in maniera difficilmente comprensibile. È chiaro che l'interesse di tutti, tutte le persone di buon senso, è quello di poter disporre quando mangiano di un cibo di qualità, quando vengono operati, anziché da Caporossi, da un buon chirurgo e quando ricevono un'informazione, che questa informazione venga offerta da chi ne ha in qualche maniera una forte responsabilità, sia diciamo in termini oggettivi ma anche in termini professionali. Quindi un ritorno alla qualità della professione nel mondo dell'informazione per sfuggire a questa tenaglia comunicativa fatta da un mondo dove tutti possono dire e possono comunicare. Per la pubblica amministrazione, il fatto di potersi relazionare con l'informazione è un fatto essenziale, di grandissima importanza. Ieri eravamo insieme a Caporossi ad un incontro che raccontava i danni fatti dalla comunicazione della scelta che fece Angelina Jolie un po' di anni fa, no? di fare chirurgia preventiva, informazione fatta da soggetti non qualificati o addirittura squalificati, che fecero di quella che poteva essere un messaggio molto importante in un cambiamento proprio di visione, di prospettiva, di gestione della malattia oncologica, in qualcosa d'altro, al limite del gossip e spesso di controinformazione rispetto a quella corretta, facendo dei danni a tante persone che non hanno avuto, attraverso un'informazione sana e chiara, magari una maggiore opportunità di cogliere quello che serviva per il proprio percorso di salute. Ecco, le responsabilità sono enormi, noi riteniamo sia importante che nell'informazione tutto quello che possiamo fare per dare qualità a questo percorso si possa portare a casa. Speriamo che il convegno di oggi aiuti ad orientarsi dentro questo ginepraio e trovare la via per poter di nuovo tornare a valorizzare l'informazione di buona qualità. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, porto il saluto del Presidente Franco Elisei, il nostro ordine professionale che questa mattina per motivi personali non può essere con noi. Io partecipo per il secondo anno consecutivo a Peer Social, di cui faccio parte, essendo io poi un comunicatore istituzionale, occupandomi di uffici stampa di enti pubblici. Ringrazio il Presidente per questa visione che ci ha dato. Non capita molto spesso di incontrare politici, lo dico senza piaggeria o altro, che abbiano appunto le idee ben chiare su tutto ciò che riguarda la comunicazione istituzionale. Il problema più grande è che ad esempio molto spesso noi come ordine ci troviamo proprio a dover affrontare è quello che si fa sempre più confusione, volutamente, lasciatemelo dire, tra ciò che è comunicazione istituzionale e ciò che invece è propaganda. Quindi il problema più grande scaturisce anche dalla mancanza, come diceva il Presidente, di figure professionali. Molto spesso nei comuni più piccoli, con la scusa che magari i giornalisti costano troppo o altro, si prendono i neolaureati in comunicazione perché sono bravi ad andare su Facebook piuttosto che Instagram o su altre piattaforme del genere, per cui li si immettono a creare questo rapporto di comunicazione che raramente è bionivoca, generalmente è sempre univoca, cioè rivolta solo ed esclusivamente
verso una direzione che crea confusione, che crea solo ed esclusivamente propaganda politica. E lì poi le fake news sono un attimo, perché lo vediamo quotidianamente quando, insomma, addirittura la medicina ha dovuto fare un sito istituzionale per poter rispondere alle tante fake che girano proprio su Facebook o su altri siti pseudo inerenti ai temi di medicina. Insomma, qualcosa non funziona, quindi su questo dobbiamo stare particolarmente attenti, così come dobbiamo star attenti ad avere sempre un rapporto di confronto. Insomma, sapete benissimo che qualcuno vuol farci fuori come categoria professionale, e questo è chiaro, perché ovviamente utilizzando molto spesso tutto ciò che è social non si ha il confronto, non si ha la critica, o se questa avviene in condizione sempre di, come dire, minor forza. Quindi su questo io credo che si debba molto ragionare, e la cosa fondamentale è che ovviamente anche noi giornalisti dobbiamo aprirci a imparare a comunicare in un modo completamente diverso, che è anche quello della comunicazione social, quindi non solo carta stampata, radio, TV, ma anche siti e anche la comunicazione social. Io approfitto della presenza del Presidente per invitarlo ancora una volta, se avrà tempo, di farci un'altra bella lezione come quella sul leggere gli algoritmi. Se ve la siete persa, vi dico che è stata un'esperienza estremamente interessante, dove abbiamo scoperto una caratteristica professionale, insomma, dell'uomo cerchio del politico, che è stata estremamente interessante. Allora la consiglio anche agli alunni della scuola di giornalismo. Esatto, perché vale davvero la pena, ed è una lettura anche questa molto interessante, che ci fa capire che ogni parola che noi scriviamo, ogni movimento che noi facciamo sui social o altro è tracciata, e sappiate che potrà essere usata in favore, ma soprattutto contro di noi. Cercate un prodotto da comprare su Amazon, per un mese vi bombarderanno con quel prodotto o similari ogni qualvolta aprirete il vostro smartphone, il vostro computer, il vostro tablet. Allora, sia la comunicazione social, la comunicazione istituzionale è fondamentale, ci aiuta a raggiungere sempre più cittadini, però facciamolo in maniera professionale, meglio se lo fa un giornalista vero iscritto all'albo. Buon lavoro, grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Ho questa doppia veste oggi di relatore, farò una breve introduzione su una ricerca, a partire da una ricerca che l'Università di Urbino, l'Università Carlo Bo, ha condotto all'interno dell'Osservatorio News Italia proprio sulle fake news. E questo doppia veste perché Margherita Rinaldi purtroppo stamattina non può essere con noi e mi ha chiesto di moderare, per me è un onore moderare questa giornata. Beh, parto subito da quanto hanno detto il Presidente e il Presidente della Regione e il Vicepresidente dell'Ordine. Beh, in fondo Cerisciolli ci ricordava che le fake news non sono nate oggi. Smettiamo di pensare che sia solo la rete fornitrice di fake news. Certo, la rete è più potente e ha una grande forza nel veicolarle. Però le fake news, il ricordo della fake news di Maria Antonietta, a cui aggiungo un'altra fake news storica, quando a Londra, nella City, arrivò nel 1814, la notizia della morte di Napoleone. Era chiaro che Napoleone non era morto, ma in quel modo avevano orientato l'economia e la finanza di un intero paese, intendo l'Europa dell'epoca.
Quindi le fake news sono sempre esistite. Ma quando è che abbiamo cominciato a parlare di fake news? Abbiamo cominciato a parlare quando queste fake news sono diventate alla portata di tutti, quando tutti possono mettere sul proprio sito una notizia più o meno vera, più o meno falsa. Anche su questo più o meno è da prendere in considerazione. Ma qual è, prima di arrivare a darvi qualche numero, che poi abbiamo il matematico e quindi magari mi sgrida perché non sono percentuali proprio esatte, quando è che noi dobbiamo veramente pensare a che le fake news possono essere in qualche modo contenute? Attraverso la formazione. L'hanno detto i due presidenti della regione e dell'ordine, che in effetti tutto dovrebbe essere controllato da una qualità, da un'alta professionalità. E dove si acquisisce professionalità se non all'interno della formazione istituzionale, della formazione quella riconosciuta? Le scuole di giornalismo, per esempio, sono degli strumenti straordinari per formare dei professionisti. È vero, ha ragione quando dice che in fondo noi ci troviamo dei ragazzi, dei giovani, bravissimi a usare i social, bravissimi a entrare, a utilizzare, a fare attività di social networking, ma a questi ragazzi manca tutto quel background specifico del giornalismo, dell'informazione al giornalismo e anche della cultura. Una cosa che la scuola di giornalismo fa, e qui la Regione Marche è parte, è un integrante della scuola di giornalismo di Urbino, rimasta assieme ad un'altra scuola, l'unico istituto per la formazione, gli altri sono tutti diventati master, quindi più legati al mondo accademico. Noi abbiamo ancora una indipendenza da questo, pur essendo l'Università di Urbino parte fondante di questa della scuola di giornalismo, ma è lì che noi lavoriamo offrendo ai ragazzi non soltanto gli strumenti per fare informazione da un punto di vista tecnico, ma anche la cultura. Facciamo tanta storia contemporanea, facciamo tanta economia, facciamo finanza, facciamo geografia politica. Cioè i ragazzi, per poter svolgere questo mestiere, e mi piace chiamarlo mestiere, debbono avere delle grandi competenze e poi devono sapere usare tutti i media. Per carità, non diciamo che il giornalismo è solo il mainstream, non diciamo che il giornalismo è solo la carta stampata, la radio e la televisione. Ormai, io aggiungo, grazie a Dio, il giornalismo è tutto ciò che circola in tutti i media. La trasversalità dei media, peraltro, è una condizione fondamentale per fare della buona informazione. Sulla base di questo, non mi dilungo per non rubare tempo ai relatori, sulla base di questo noi ogni anno, da 9 anni, conduciamo un'indagine intervistando 1000 italiani a cui chiediamo che cos'è per loro l'informazione e come si informano. 1000 è un campione rappresentativo dell'universo, quindi ha valore di ricerca, non di sondaggio. E quindi ogni anno poi facciamo un focus. Il focus del penultimo anno, e perché quest'anno stiamo già facendo la ricerca, è appunto riguarda le fake news. È curioso perché se noi passiamo da questo, l'idea delle fake news è esploso con Trump, sapete benissimo, no? Questa sua affermazione, voi siete fake news, tutta l'informazione è una fake news per Trump. E da lì naturalmente il dibattito si è maggiormente aperto. Ma stamattina venendo qua, ascoltavo Radio Anch'io, dove c'era Riccardo Luna in collegamento, che raccontava appunto di questa questione di Facebook e di Zuckerberg, che cosa ha fatto? Ha fallito la questione delle fake news, ha fallito quell'operazione che voleva fare contro le fake news, dove aveva investito anche un sacco di denaro. L'ha talmente fallita che l'ha abbandonata, non vuole più investire in quel settore, perché è assolutamente improbabile raggiungere dei buoni risultati. E che cosa ha deciso il grande Zuckerberg, che ha grande intuizione? Invece occuparsi di finanza, inventandosi una nuova moneta. Ma di questo non starò a raccontarvi, perché sarà notizie molto diffuse, di cui si parlerà molto sicuramente da qui in avanti. Ma il tema delle fake news quindi vuol dire che se Zuckerberg abbandona l'impresa del combattere le fake news, infatti Zuckerberg qualche mese fa aveva detto: saremo costretti ad acquistare le notizie di qualità.
l'unico modo per combattere le fake news è avere notizie di qualità e poterle acquistare. Come, in che modo, insomma, il discorso sarebbe molto lungo, però questa è la realtà dei fatti relativamente all'informazione. Quindi ci vuole molta competenza, molta conoscenza e soprattutto la qualità. Allora, di cui vi parlerò velocemente sono questi temi: come si informano gli italiani, il rapporto degli italiani con le false notizie, e vedrete che per certi versi i discorsi fatti precedentemente tornano, e il fatto che forse non le dovremmo neanche chiamare più fake news. Avevo pensato ad una, vista la presenza del dottor Caporossi, del direttore Caporossi, avevo pensato di fare una riflessione sulla sanità, ma rimando ad altro contesto, anche perché Michele interverrà più approfonditamente di me su un tema che conosce molto bene. Allora, noi intervistiamo, come dicevo, 1000 italiani utilizzando sia la telefonia fissa che la telefonia mobile. Riteniamo che ormai i sondaggi fatti e le ricerche soprattutto fatte utilizzando soltanto la telefonia fissa non diano le risposte corrette, perché ormai la maggior parte dei giovani non tirano su neanche una cornetta col filo. Quindi questo modifica sostanzialmente le risposte. Guardate questa slide. Che cosa vi fa pensare? Insomma, qui c'è davanti il vicepresidente dell'ordine. Beh, l'informazione non va granché bene, signore. Soprattutto l'informazione di carta stampata. Ma, dico io, quella che tiene tra l'informazione di carta stampata è l'informazione locale. Immagino che qua ci siano dei giornalisti che scrivono nei giornali locali, e l'informazione locale ha ancora una buona forza. Paradossale, io vedo i miei ragazzi della scuola di giornalismo che vogliono andare Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, cioè per dire le grandi testate nazionali, poi si accorgono che dov'è che assumono, dov'è che possono lavorare? Nella stampa locale. Vale la stessa cosa per le televisioni, cioè c'è un gran rilancio del locale, come se in questo mondo globale noi avessimo bisogno di guardare intorno a noi. Io l'ho chiamata, sono un sociologo, quindi uso delle terminologie legate alla mia disciplina, l'ho chiamato unità di vicinato, cioè siamo sempre più attenti a ciò che accade vicino a noi, perché ormai quello che accade nel mondo lo conosciamo, abbiamo tante informazioni di quello che accade nel mondo. La radio è ballerina, ma tutto sommato il vecchio medium tiene, la televisione è ancora quella che ha una grande forza, ma attenzione, non è il caso oggi di raccontarvi dati, ma la televisione si guarda in un modo completamente diverso rispetto al passato. Poco tempo, flash, piccoli spazi, e soprattutto si guarda in questi strumenti qua, sempre più frequentemente. Guardate la rete, voi direte, ma la rete perde consenso. Io parlo solo di informazione, eh? Attenzione, non parlo dell'uso della rete per altre questioni. La rete ha perso leggermente in questo ultimo anno, in verità la rete non ha perso, è che la rete ha raggiunto tutto il suo pubblico, cioè quello che non ha raggiunto non lo raggiungerà più. Quindi i ultra ottantenni che non usano la rete non la usano, punto. Mentre i ragazzi, noi intervistiamo anche un'altra cosa che dovete sapere, solo maggiorenni, dai 18 anni in avanti, per cui è più facile che quelli l'abbiano già, erano già nel nostro conto dello scorso anno, mentre le persone anziane, che diventano sempre più anziane, si riducono, e naturalmente questo è il dato. Allora, che cosa dicono gli italiani quando noi gli chiediamo, ma incontrate in rete, perché c'è questa immagine che è la rete, ormai la carta stampata la si legge poco, chi legge la carta stampata ha altri strumenti culturali per leggere la carta stampata, soprattutto si parla di rete. Allora, in rete quante volte e come incontri le fake news? Beh, guardate che il 49% dice spesso e il 36% dice qualche volta. Aggiungete il matematico mi dia una mano per fare questa somma, aggiungete, diventa 85%. Quindi 85% degli italiani dichiara di incontrare fake news vuol dire che sa che sono fake news.
Perché se io mi dico, ma lei incontra, boh, non lo so. Però se uno dice, sì, le incontro, se l'85% della gente dice che incontra le fake news spesso, qualche volta, vuol dire che le sa riconoscere, no? Allora, quando gli intervistati dichiarano di incontrare le fake news in rete sulla politica completamente false, sulla politica, che cosa dicono? Il 30% dice spesso e il 44% dice qualche volta. Cioè la gente è convinta che per il 74% che sulla politica, sui temi della politica, si incontrano fake news. Quindi noi abbiamo un'idea della politica falsa, giusto? Andiamo avanti. La maggioranza ritiene che le fake news contribuiscono a creare confusione con gli italiani. Quando noi gli chiediamo, ma tutto questo non confonde le idee? Beh sì, molto e abbastanza, 68 più 26. Insomma, la maggior parte della gente dice che questo infotipo di informazione, messa in circolo queste notizie, per certi versi produce una sorta di confusione nell'immaginario, nell'idea della politica, nell'idea dei personaggi, nell'idea di temi fondanti per la nostra vita. Quindi anche questo. Allora, però, la maggioranza delle persone dichiara di avere fiducia nella propria capacità di riconoscere le notizie false. Allora, io le vedo, l'80% della gente circa vede riconosce le fake news, ma io le riconosco, io lo so come faccio, io sono capace di distinguere una notizia falsa da una vera. Quindi questa è una convinzione assolutamente pericolosa. Cioè noi italiani riteniamo di essere capaci di riconoscere una notizia vera da una notizia falsa. È preoccupante, tutto ciò è preoccupante. Anche perché in verità noi, guardate questa slide, addirittura sono solo il 2% di persone che dichiarano di non saperlo fare. Voi siete convinti di saper riconoscere una notizia falsa da una vera? Io, nonostante che lavori in una scuola di giornalismo, nonostante che mi occupi di comunicazione, sono caduta tante volte sulle notizie false. Dico una che fa anche ridere, fa molto sorridere. Quando il conduttore del Festival di Sanremo, aiutatemi il nome, Claudio Baglioni, dichiarò, no, uscì la notizia che aveva devoluto per beneficenza tutto il suo introito, il suo compenso, tutti i giornali, tutti hanno creduto a questa notizia. Lui non l'ha mai smentita, l'hanno smentita i suoi, però lui ha goduto di questa fama e c'è ancora qualcuno che crede che lui l'abbia fatto, totalmente falso, ma non l'aveva messo in circolo lui, qualcuno l'aveva a buon tempone, l'aveva messo in circolo, però tutti l'hanno, ma poi questa è finita lì. È una cosa sciocca, per carità, rispetto a delle cose molto più gravi, che nel mondo della medicina e della sanità accidenti sono ben più gravi del compenso di Baglioni. Allora, per riassumere, per concludere, una larga maggioranza di italiani dichiara di aver incontrato in rete notizie parzialmente o completamente false. Quindi questa convinzione è molto forte negli italiani. Una grande maggioranza di intervistate ritiene che le notizie false contribuiscono a creare confusione sui temi di carattere pubblico, eventi, attualità, genericamente intendiamo la politica. Allo stesso tempo gli intervistati ritengono di essere in grado di distinguere le notizie false da quelle vere. Beh, questo a mio parere pone il dito nella piaga e questa mette davvero in crisi tutta l'informazione, perché se noi abbiamo queste risposte da una ricerca che è una ricerca che rappresenta l'universo degli italiani, allora le notizie false sono davvero un problema grave per il nostro paese, non solo per il nostro paese, ma per il nostro paese sono un problema davvero grave. Cosa fare? Cosa fare in questi casi? Cosa fare è, per certi versi, pensare ad una informazione, come si diceva prima, di maggiore qualità e soprattutto avere
la cultura e la competenza e anche l'umiltà di andare a fare la verifica. Una cosa che si diceva prima e mi rimando all'intervento iniziale del presidente Cerriscioli, che bisogna andare a fare ricerca delle fonti primarie e della successiva verifica. Allora, un accorgimento per tutti: quando andiamo a cercare un'informazione e la leggiamo, attenzione alla data, perché molto spesso noi leggiamo una notizia, non sappiamo da chi è arrivata, ma non sappiamo neanche quando è stata pubblicata. Questo, per esempio, nel campo della sanità è molto importante, andare a verificare la data. Quindi la ricerca della fonte primaria è fondamentale, e la risposta ce l'ha data il presidente Cerriscioli: la successiva verifica che deve essere fatta e l'attenzione al momento, al periodo in cui è stata pubblicata. Certo che per la pubblica amministrazione tutto questo è sempre più importante, perché la pubblica amministrazione ha un'attenzione, deve avere un'attenzione particolare, perché parla a questi cittadini. Quindi dovrebbe anche fare lei formazione per indurre comportamenti corretti dei cittadini rispetto a l'informazione. Questo è un po' il quadro che io posso offrirvi a partire dalla nostra ricerca, che potete vedere in newsitalia.it, dove ci sono molti altri dati e molto più dettagliati di quanto non abbia fatto oggi. Ho già rubato troppo tempo, perché io credo che sia fondamentale. Noi oggi, no, domani partiamo per la nuova indagine, andremo a fare una verifica di tutto questo e più faremo una riflessione anche nella prossima ricerca sul tema del viaggio. Perché? Perché gli italiani, quando tu gli chiedi che cos'è per te la cultura del nostro paese, è viaggio, turismo e cibo. E siccome il Festival di Giornalismo Culturale quest'anno, peraltro sostenuto dalla Regione, quindi ringrazio per questo, parlerà proprio del viaggio, a partire dal viaggio dei migranti e molto altro ancora, io credo che dovremmo sentire gli italiani che cosa è per loro questo e quanta anche in questo caso c'è informazione corretta e informazione sbagliata. Quindi sulla base di questi dati io do inizio all'incontro di oggi, vi ringrazio per l'attenzione, per l'invito e do la parola immediatamente a Nicola La Sala. Nicola La Sala, che è funzionario dell'autorità per la garanzia delle comunicazioni, quindi chi meglio di lui ci può dire cosa dobbiamo fare? Buongiorno, grazie innanzitutto agli organizzatori per l'invito a questo convegno e grazie anche a tutti i relatori che mi hanno preceduto per i tanti spunti che hanno dato. Io proverò a dirvi un attimo che cosa l'autorità per le garanzie delle comunicazioni fa relativamente al tema delle fake news e più nello specifico dell'informazione e del giornalismo. Voi sapete, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un'autorità indipendente che ha appunto la mission di regolare i mercati e la comunicazione, di vigilare sugli stessi. Andrei veloce su questi primi aspetti, perché sono stati già trattati precedentemente. Certamente, sicuramente una cosa importante da dire è ribadire questo fatto che la fake news non nasce oggi. Certamente oggi si moltiplica il fenomeno e la portata che questa sta rivestendo il sistema dell'informazione. Certamente il sistema dell'informazione è un sistema che è cambiato, che si è modificato negli ultimi anni, soprattutto a seguito delle evoluzioni tecnologiche che ci sono state, ma non solo tecnologiche ma anche culturali. Per cui il sistema dell'informazione è profondamente cambiato, il paradigma della convergenza è diventato il paradigma dominante. Oggi tutti possiamo partecipare al mondo dell'informazione anche in maniera attiva, possiamo partecipare alla creazione di contenuti, possiamo sempre più fare media piuttosto che soltanto fruire i media. Quindi l'aumento delle dinamiche bottom up, no? Questa tendenza degli utenti a diventare i protagonisti nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione e che poi sono quindi a diventare i nuovi narratori di quello che accade intorno a noi. Vediamo tutto quello che succede anche sui social, e tutto questo sicuramente ha contribuito ad aumentare e a moltiplicare il fenomeno della cattiva informazione, della disinformazione. Vedete, una fake news, l'AGCOM ha da poco pubblicato, qualche mese fa, questo report
che ha fatto appunto sul tema, proprio all'interno delle attività di ricerca che sta facendo proprio sul mondo dell'informazione giornalistica e sul sistema dell'informazione italiano, ha pubblicato proprio un sunto, una sintesi dell'ultimo report proprio centralizzato sul concetto della fake news, sul fenomeno della fake news, e ha individuato in questo report alcune caratteristiche fondamentali che le fake news hanno, no? Quindi la falsità sicuramente dei contenuti, la contagiosità di questi contenuti, proprio perché si diffondono tra un soggetto all'altro in maniera molto veloce, l'intento doloso, cioè la fake news non viene creata così per errore, cioè non c'è qualcuno che per sbaglio casualmente crea una fake news, c'è sempre, e vedete la caratteristica successiva, una motivazione sotto, molto spesso politica, economica, ideologica, e in questo senso proprio questo elemento la rende ancora più pericolosa. La diffusione passiva, questo è un fatto molto importante, no? Le fake news non si diffondono attraverso un lavoro che richiede fatica di qualcuno, no? La fake news gioca moltissimo, o meglio, chi crea le fake news gioca moltissimo su questo effetto di moltiplicazione che il mondo dei social consente. E infine l'attitudine a produrre un impatto decisivo e serio sul pluralismo informativo. Vedete, credo che la questione più problematica e quella su cui l'autorità sta riflettendo tanto è proprio questa, cioè il mondo della rete, che è stato cantato e decantato dagli inizi come il mondo che avrebbe garantito il pluralismo informativo, che avrebbe garantito una tenuta ancora più forte delle nostre democrazie, si sta rivelando sotto molti punti di vista il contrario di tutto questo. Perché? Perché chi consuma, e come diceva prima la professoressa Mazzoli, tanti consumano, abbiamo visto nel grafico precedente come l'informazione più consumata sia quella attraverso la rete, no? La rete è diventata uno degli strumenti di informazione più importanti, e le piattaforme social sono diventate tra le fonti informative più importanti per gli utenti. Ecco, proprio quella rete che ci doveva garantire un pluralismo ancora maggiore, no? La capacità di partecipare di tutti, quindi l'espressione di punti di vista differenti, sta in realtà dimostrandosi il contrario. Perché? Perché chi consuma informazione attraverso i social, chi consuma informazione attraverso la rete, per quanto possa essere attivo sui social e sulla rete, consulta poche fonti informative. Questa indagine dell'Agicom ha messo in evidenza come le fonti che vengano consultate siano poche, e siano soprattutto quelle fonti più vicine al proprio pensiero, alle proprie ideologie, alle proprie convinzioni. E quelle fonti vengono condivise all'interno di comunità fortemente polarizzate, che si creano in maniera quasi automatica sulla rete, e quindi che questo fatto permette quindi una diffusione ancora maggiore, ma soprattutto un restringimento alla fine dello spazio cognitivo e una tendenza dell'individuo a non essere più aperto all'eterogeneità, ma a diventare sempre, concentrarsi sempre di più su narrazioni simili, vicine al proprio pensiero e alla propria idea dominante. Vedete, anche qui andrei veloce, una fake news ha sicuramente, c'è un sistema produttivo sotto, no? Quindi c'è una fase di ideazione, c'è una fase di produzione del contenuto e una fase di distribuzione che molto spesso, vi dicevo, è passiva e anche automatizzata attraverso dei bot, no? Questi programmi che consentono una diffusione veloce sulla rete all'interno delle piattaforme, delle piattaforme social e delle diverse pagine del web. Chi realizza fake news? Realizza fake news il semplice utente, ma anche l'organizzazione, il gruppo politico, associazioni, professionisti che hanno, come dicevamo inizialmente, degli intenti, delle motivazioni di carattere politico e economico, e quindi si mettono insieme per ideare. C'è un lavoro di ideazione sotto e poi un lavoro di creazione che può coincidere, quindi le figure professionali possono coincidere, l'ideatore e il creatore può coincidere, ma anche differenziarsi. Che cosa è stato l'autorità all'interno dei suoi studi, delle indagini che ha compiuto in questi ultimi anni, ha notato soprattutto il proliferare di fake news, e anche questo precedentemente la professoressa Mazzoli l'ha ribadito, no? Il proliferare di fake news soprattutto in determinati periodi, e quando soprattutto la politica assume una scena
fondamentale sui media mainstream. Soprattutto le campagne elettorali sono i quei periodi in cui le fake news si diffondono in maniera maggiore, più veloce, proprio perché c'è la volontà di andare a muovere e a incidere sull'opinione pubblica. Quindi questo è un fatto importante e proprio di questo l'autorità si sta facendo carico, cercando di capire e di ideare le possibilità, le modalità per arginare il fenomeno, soprattutto perché l'autorità, sapete, dovrebbe tutelare la par condicio, il principio della par condicio. Molto spesso proprio il proliferare di fake e l'utilizzo scorretto dei social non consente di svolgere al meglio il proprio compito. Dicevamo, quali sono gli argomenti più importanti a livello di fake news, quali sono gli argomenti che maggiormente possono essere coinvolti da disinformazione? Abbiamo detto sicuramente la politica, la cronaca, i fatti di livello internazionale, seguono poi scienza, tecnologia, cultura, spettacolo, economia e infine sport. Un'altra caratteristica importante da sottolineare delle fake news, del fenomeno delle fake news, è proprio il ciclo di vita. Voi come giornalisti credo conosciate meglio di me il ciclo di vita di una notizia. Per ciclo di vita, all'interno di questa indagine che l'AGCOM ha condotto, ha inteso l'insieme di tutti quegli di tutti quei racconti, di tutti quei fatti che vengono narrati su un determinato evento, su una determinata notizia all'interno di una giornata. E mentre una notizia, le notizie vere, le notizie reali hanno un ciclo di vita abbastanza lungo, soprattutto per i fatti più importanti, che in media si aggira intorno ai 20 giorni, una fake news nel giro di 3 giorni si chiude, conclude il suo percorso, il suo processo. E questa è una cosa anche facilmente spiegabile, perché mentre le notizie vere, veritiere, hanno l'obiettivo fondamentale di informare le persone, di approfondire con loro determinati contenuti, quindi di approfondire e di formare in maniera corretta l'opinione pubblica, la fake news non ha nessun tipo di velleità di approfondimento, di conoscenza precisa sui fatti, vuole semplicemente instillare l'intento doloso che c'è, quello di instillare credenze, convinzioni, di muovere l'opinione pubblica in base agli humors che ci sono in quel determinato contesto. Di fronte a tutto questo, che cosa sta provando a fare l'autorità? Innanzitutto l'autorità sta provando a mettere su una serie di ricerche, di indagini, di approfondimenti che sta compiendo anche insieme ai professionisti del settore. È stato istituito nel 2014 l'Osservatorio sul giornalismo, al quale partecipano ogni anno attraverso i contributi che vengono inviati e attraverso la partecipazione alle indagini conoscitive che l'autorità pubblica sul proprio sito, per cercare di capire, di analizzare quali sono le trasformazioni che la professione giornalistica sta avendo all'interno di questo sistema dell'informazione che cambia e che si sta modificando continuamente. Sono state importanti in questo senso anche le indagini conoscitive compiute sul sistema dell'informazione, quelle fatte in campagna elettorale, proprio quelle fatte sulle campagne elettorali, sul rapporto tra consumo di informazione, fake news, utilizzo dei social durante i periodi elettorali, hanno portato all'istituzione di questo tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione, che è stato istituito con la delibera 423-17 CONS. Questo tavolo tecnico a cui partecipa l'autorità, partecipa il mondo dei giornalisti, quindi della professione, partecipano i principali OTT, i principali over the top, i principali gestori di piattaforme social, proprio per cercare di capire in che modo affrontare e arginare il fenomeno della disinformazione che sta caratterizzando questo nostro periodo storico. Quali sono state le azioni intraprese finora all'interno del tavolo tecnico? Innanzitutto si sono classificati e rilevati i vari fenomeni di disinformazione, si sono fatti delle indagini, si è cercato di capire l'andamento di questa disinformazione online, come funziona, quali sono i flussi economici che ci sono sotto, perché vedete ci sono veri e propri flussi economici che si muovono all'interno della produzione della disinformazione, e quindi monitorare questi flussi, capire la provenienza può aiutare anche a capire e arginare, può costituire una prima operazione di verifica per cercare di arginare questo fenomeno. Si sono provati a raccogliere le buone prassi, soprattutto da parte dei gestori delle piattaforme social. A questo tavolo tecnico hanno partecipato Google, Facebook, Instagram, Twitter, hanno partecipato le principali piattaforme social e hanno raccontato all'interno di questo tavolo tecnico che cosa possono fare, qual è il contributo che loro possono dare, nonostante poi, come ci dicevano precedentemente,
molto spesso sono inermi anche loro, sono inermi anche loro non soltanto perché non hanno i mezzi a disposizione, ma anche per cattiva volontà, perché c'è da dire che queste piattaforme si professano sempre a responsabili, scusatemi il termine, da un punto di vista editoriale, continuano a proclamare fortemente il loro essere soltanto gestori di piattaforme, ma di non intervenire in nessun modo nei contenuti. E questo è un problema che poi dopo vedremo ha una importanza soprattutto per il futuro del sistema informazione in Italia. Da questo, qual è stata la prima concreta iniziativa che il tavolo tecnico ha assunto? Sono state le linee guide per la parità di accesso alla piattaforma online durante la campagna elettorale del 2018, dello scorso anno, le politiche del 2018, dove appunto i vari, soprattutto i vari gestori delle piattaforme social online cercarono di, insieme all'autorità, di stilare una serie di regole che non fu, che avessero, che hanno avuto un carattere di autoregolamentazione, attenzione, non sono interventi normativi, che hanno aiutato a gestire in maniera più corretta possibile l'intera presenza dei, non solo dei politici sulle piattaforme social network, ma anche i flussi informativi che intorno al tema politico-elettorale potevano viaggiare e circolare in quei giorni. Sicuramente questa è stata una buona iniziativa, così come è stata una buona iniziativa quella di sensibilizzare su queste tematiche l'opinione pubblica con vari tipi di interventi e di convegni che l'autorità ha fatto, cercando soprattutto di promuovere, oltre a queste politiche di autoregolamentazione, anche vere e proprie strumenti tecnici per controllare le fonti, no? Quindi soprattutto mettere in moto politiche di fact-checking, quindi di controllo sulle fonti informative all'interno delle piattaforme social più forti, più restringenti. Sono dei primi passi, sono dei tentativi che si stanno facendo, che sicuramente non sono risolutivi completamente del fenomeno. Che cosa mi sento di dire in conclusione? Certamente se consideriamo i media, il sistema dell'informazione in generale, no? un equilibrio tra dimensioni differenti, c'è la dimensione economica, c'è la dimensione culturale, c'è la dimensione tecnologica, c'è anche la dimensione normativa. Sicuramente la dimensione normativa è quella che è più dietro rispetto alle altre, cioè di fronte a un mondo dell'informazione, un mercato della comunicazione che è profondamente accelerato, che cambia continuamente, cioè, la legge non è stata al passo con tutta questa velocità e certamente questo gap normativo è quello che sicuramente non consente a un'autorità di vigilanza come l'Agcom di poter compiere al pieno la sua mission di tutela del pluralismo e di garanzia alla libertà di informazione. Le leggi che ci sono in Italia nel mondo della comunicazione sono leggi che risalgono a decenni fa. Sicuramente le iniziative di autoregolamentazione sono importanti, il cominciare a sensibilizzare questo, questo fenomeno e queste problematiche tra chi nel mercato ci opera, sia attraverso, sia essendo il professionista, quindi il giornalista, sia essendo colui che gestisce queste piattaforme, sia essendo l'ente deputato a vigilare, sono sicuramente iniziative importanti, ma non sono certamente risolutive, come vi dicevo prima, e ritengo che forse un pensiero serio su quello che debba essere una evoluzione normativa in tal senso vada fatta. Non è possibile continuare a pensare che gli over the top, no? Gli OTT, queste nuove grosse industrie della comunicazione rimangano fuori da quella che è una purché anche minima, no? Attività di regolamentazione. E in questo senso anche quello che sta accadendo a livello europeo, le due direttive che sono state emanate e che dovranno essere recepite in Italia, sia sui servizi di comunicazione elettronica, quindi sul mondo delle TLC, sia sui servizi media audiovisivi, fanno intravedere dei precisi percorsi da compiere in questa direzione, che sicuramente aiuteranno a vigilare, che sicuramente aiuteranno non a risolvere il problema, perché poi nessuna legge può aiutare a risolvere, può risolvere da solo il problema, ma sicuramente darà uno strumento in più per poter vigilare su tutto questo. L'altra considerazione che facevo conclusiva è che è importante, e su questo punto condivido pienamente anche il pensiero che è stato espresso precedentemente,
puntare sulla qualità dell'informazione. Ecco, non bisogna soltanto aspettarsi che qualcuno vada ad eliminare determinate problematiche, è importante che anche chi ci sta dentro al mondo dell'informazione, i giornalisti, vengano aiutati e vengano soprattutto aiutati a compiere, ad accrescere le proprie competenze per fronteggiare un mercato così veloce, così accelerato, così complesso come quello attuale. Come? Con investimenti seri che possano assicurare non solo formazione, ma anche un aiuto a quella che è poi l'informazione locale, no? Si diceva precedentemente l'informazione locale tiene, è vero, non le politiche non sempre valorizzano questa informazione locale, è necessario fare investimenti seri per valorizzare l'informazione locale e tutto il mondo delle associazioni, delle imprese editrici, delle piccole imprese editrici che dietro questo mondo dell'informazione locale. È importante investire in formazione, è importante eliminare quest'alea di precarietà sulla professione del giornalista, perché soltanto se si libera il giornalista da quella precarietà che vive, lo si può aiutare ad essere, a fornire quel plusvalore, no? Per dirla con termini non miei, alla sua professione e quindi alla diffusione, per favorire la diffusione di una informazione che sia qualitativamente superiore, che soddisfi di più l'utente rispetto alla consultazione così veloce e superficiale sui social. Credo per questo, perché penso e concludo, dobbiamo ricordare sempre che fare informazione vuol dire sempre, no? L'ho scritto anche nella slide, educare. Se si perde questa valenza educativa dell'informazione, credo che si perda l'obiettivo principale che un giornalista dovrebbe avere. Il giornalista educa le persone, forma un'opinione pubblica, con tutto quello che questo fenomeno di formazione sull'opinione pubblica può avere in termini di ripercussioni sulla tenuta democratica di un paese, e quindi il giornalista è una persona che deve sempre, all'interno della sua professione, mettere al centro le persone, sia perché racconta fatti legati alle persone, sia perché le persone sono i suoi destinatari. Grazie per l'attenzione. Grazie a Nicola Sala, che ci ha portato un quadro di quello che è l'organo che dovrebbe controllare, che deve controllare, che è, lo fa attraverso regole ben precise, che è la GCOM. È interessante quello che sottolinea un paio di cose del rapporto tra una società dell'informazione e la normativa, ciò che viene normato, e che c'è un gap, come mette in evidenza Nicola La Sala su questa cosa. Io mi permetto solo di dissentire su un aspetto che forse il giornalista non deve educare, ma su questo, se abbiamo tempo, mi piacerebbe aprire un dibattito nella seconda parte del nostro incontro, ma deve informare in modo, non posso dire asettico, perché di asettico non c'è niente a questo mondo, però su questa cosa, a questo aspetto mi piacerebbe tornare, perché interessa a me in modo particolare, che dirigo una scuola di giornalismo. Ma l'idea della qualità, degli investimenti, lei ha toccato davvero un tasto straordinario e molto importante, perché non possiamo sempre fare, e qui dico la solita frase antipatica, le nozze coi fichi secchi, nel senso che noi vogliamo informazione di qualità, ma poi i giornalisti vengono pagati 6 euro al pezzo. Diciamolo, dai, sta cosa, diciamola forte, perché non possiamo aspettarci cose, a volte anche meno, ma io mi sono limitata a questo. Chiudiamo questa parentesi, perché apriremo un varco. Comunque, grazie per questa bella rappresentazione di quanto si dovrebbe e si vorrebbe fare per normare proprio il controllo dell'informazione. Io do la parola subito a Michele Caporossi come secondo intervento della giornata. Michele, tu dirigi l'ospedale più importante della nostra regione e ti occupi, e lo sappiamo bene, quanto tu sia impegnato nelle fake news in campo sanitario. È un tema che credo che, al di là della professione dell'informatore e del giornalista, tocchi tutti noi. Grazie. Sì. Io ringrazio la regione e gli organizzatori per l'invito, perché è una buona occasione per dialogare anche con gli amici giornalisti.
vorrei fare focus su alcune esperienze concrete, ecco, perché diamo per scontato che quello che diceva prima Nicola Sala e la prof, insomma, sono ovviamente i presupposti sui quali ragionare oggi, e quindi in una logica conseguenza credo che dobbiamo cercare di vedere nel concreto che cosa si può fare sostanzialmente. Vediamo quali sono in primis i problemi. Allora, voi sapete che Niklas Luhmann definiva la società degli uomini semplicemente come il sistema chiuso della comunicazione, no? Rifacendosi alla teoria fisica dei sistemi, quelli per i quali c'è un sistema che poi ha ai suoi confini un ambiente e poi ci sono altri sistemi. Effettivamente questa fu una predizione di uno che era della tarda scuola di Francoforte e oggi è diventata sostanzialmente, io credo, una delle verità rivelate più importanti nell'attuale situazione. La società dell'uomo non è la società dell'uomo, degli individui in quanto fatti fisici, ma gli individui esistono come società, come appunto Gesellschaft, insomma, come sistema, proprio per via del fatto che esiste un sistema della comunicazione. Allora, in sanità noi abbiamo in Italia un servizio che molti ci invidiano, perché è un servizio universale che ha una alta accessibilità, che non è basato sul censo, vale a dire c'è un prelievo all'origine per finanziare il servizio, e non è basato quindi sul fatto di avere delle carte di credito a disposizione per entrare in pronto soccorso. Ecco. E ci siamo chiesti l'anno scorso, quando abbiamo fatto 40 anni di questo servizio, un servizio sanitario nazionale nato nel 78, ci siamo chiesti come ripensare o ripensarci in una funzione che è quella del futuro, un servizio che è statuale, vale a dire gestito dal pubblico, in qualche maniera per molte realtà, per molte occasioni, per molti asset diversi dei servizi, noi sappiamo che è stato privatizzato, molti servizi sono stati privatizzati. La gestione diretta è un qualcosa che ha dimostrato di avere gravissimi limiti. L'Unione Sovietica non è crollata perché le idee sue erano sbagliate, è crollata per debiti, no? Perché sostanzialmente non aveva l'humus per. Ecco che allora per noi diventa fondamentale dare le gambe per camminare a questo sistema. E c'è un problema di fondo che oggi ci avvinghia, guardiamo, io faccio subito un esempio per far capire. Se si entra su un autobus, ieri stavo a Roma e su un autobus c'è stata una bella locandina di un privato del nord, una clinica privata del nord, che diceva venite da noi perché da noi c'è tutto, c'è l'ottimo alberghiero, c'è la spa, ci stanno tutti i servizi ad altissimo profilo, eccetera, e la gente è attratta verso molte di queste cose. C'è anche una catena di Sant'Antonio che passa attraverso una rete poi di persone che incanalano verso certe scelte. Questo se lo potete anche distribuire, perché così le persone sanno di che cosa stiamo parlando. E noi siamo in grave difficoltà dal punto di vista della comunicazione, perché per esempio le normative fanno in modo che noi abbiamo difficoltà anche ad assumere un addetto stampa. Voi sapete che solo nell'ultimo contratto della sanità è stata introdotta la figura del collaboratore che fa l'addetto stampa, perché in precedenza questa cosa la dovevamo mutuare da mille cose, passare attraverso una figura amministrativa che poco ci sta in molti casi con un giornalista, con uno che può fare l'addetto stampa, e quindi in qualche maniera è nato tutto sbagliato da vent'anni a sta parte, insomma. Ecco la legge 150 del 2000 diceva tante belle cose, poteva un'anatra zoppa, perché sostanzialmente non ha dato mai le gambe per fare certe cose. Allora io faccio il direttore di azienda dal 2002, quindi da molti anni, poi con alterne in tre regioni diverse. Ogni volta abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per fare fronte a questo, perché la prima questione è il fatto che esiste un dialogo fra sordi, fra gli operatori sanitari e il mondo della informazione, no? Dialogo fra sordi, che significa che le
il giornalista mette fuori la notizia del pronto soccorso affollato un giorno sì, un giorno no, perché evidentemente quello è un problema che c'è, ci sarà oggi, ci sarà domani, dopodomani, perché se la situazione, che il rapporto domanda-offerta di certi servizi è quella, però insomma poi in fasi alterne questa cosa esce fuori. O la notizia della signora che fa la mammografia dopo 2 anni, gli è stata prenotata dopo 2 anni, poi magari siamo andati a vedere in questo caso molti casi, quelle mammografie lì erano quelle programmate perché la doveva fare dopo 2 anni, no? Però quella non lo sapeva e dopo qualcuno ha raccolto la cosa e ha fatto un titolo grosso così dicendo, poi esistono poi effettivamente le liste d'attesa dei problemi veri, ma insomma da parte poi dell'operatore sanitario si crea una ritrosia nel parlare, no? Nel parlare, nel comunicare, di fare in modo che ci sia un rapporto giusto. Allora, a fronte di queste due questioni, l'altra questione è quella di come diffondere al meglio le informazioni di carattere scientifico, perché ovviamente abbiamo di fronte un mondo che è un ginepraio pieno di grandissime cose. A fronte di questo noi abbiamo, ci siamo inventati una cosa, un tavolo tecnico regionale nel quale ci sono stati, questo abbiamo iniziato l'anno scorso di verso gennaio-febbraio, c'era anche la prof. Marzoli intorno a questo tavolo, più i direttori delle maggiori testate giornalistiche locali, opinion leader provenienti dalle università, anche l'Università Politecnica delle Marche, il comitato etico, il presidente dell'Ordine dei giornalisti che oggi non è qui con noi, che è stato molto attivo in questa cosa, e ci siamo messi dentro un tavolo che è stata una consensus conference basata in primis sull'oncologia, cioè su chi aveva uno dei maggiori di problemi dal punto di vista della comunicazione, e ci siamo messi a lavorare alacremente cercando di darci un metodo scientifico. Quella cosa che vi ho distribuito è esattamente il prodotto di questo tavolo, che questo è il primo prodotto di questo tavolo. Come vedete, noi abbiamo lì fatto una disamina di tutta la letteratura esistente nei rapporti fra la scienza e la comunicazione, secondo declinandoli a ricerca, esiti delle cure, tecnologia, assistenza e farmaci. Questi erano i grandi temi. E abbiamo fatto una valutazione del grado di rilevanza delle best practices esistenti nella letteratura scientifica. Questa rilevazione è stata fatta dal tavolo, quindi ognuno ha dato la sua valutazione con un punteggio intorno alla rilevanza e all'importanza di alcune cose. E abbiamo fatto una proposta di raccomandazioni aggiuntive rispetto a quelle che c'erano in letteratura, e poi dopo abbiamo presentato anche alcuni case study di successo. Allora, i punti di forza sono stati il fatto che abbiamo individuato un terreno comune di dialogo fra media e medici. Oh, questo tavolo continua, cioè quindi non è che si è fermato a un certo punto, continua. Quindi il primo prodotto, che è stato quello che abbiamo presentato l'anno scorso a Piazza Ocio, l'abbiamo presentato alla conferenza nazionale della FIASO, eccetera, è un prodotto che diventerà anche una pubblicazione scientifica su rivista indicizzata, perché ha questo valore, non ha il valore di un articolo divulgativo o di propaganda, ha un valore di un prodotto di carattere scientifico. Abbiamo usato una rigorosa metodologia con un preciso protocollo scientifico, un protocollo scientifico basato appunto sulla ricerca di fonti che stiano all'interno di una logica molto chiara di percorsi di cura o di percorsi diagnostici, andando a fare una disamina attenta di quello che è l'impatto, in questo caso sulla disciplina, cioè sull'oncologia, perché qui parliamo di quello che è stato pubblicato per quanto riguarda l'oncologia. E quindi abbiamo costituito questo forum permanente. Io devo dire che è stata una bellissima esperienza, perché questo documento contiene raccomandazioni condivise, contiene un qualcosa che può essere usato da professionisti sanitari e professionisti della comunicazione. Ci sono anche dei punti di debolezza, ecco, delle criticità all'interno di questo. Per esempio, in letteratura su questa questione, io parlo della letteratura che noi nelle grandi libraries che afferiscono al sistema sanitario,
possiamo, alle quali possiamo accedere, insomma, no? Sono grandi libraries mondiali. Per esempio c'è una grande eterogeneità degli studi, no? E quindi qualcosa che partiva da mille differenti cose, insomma, pensate dalla genetica fino alla chirurgia, fino alle altre mille discipline che abbiamo a disposizione, con dei connotati che sono sostanzialmente molto diversi fra di loro. E abbiamo cercato di trarre un minimo comune denominatore, che è un protocollo scientifico che è finalizzato alla ricerca, valutazione e selezione delle evidenze più aggiornate. Diceva giustamente Lella prima: guardate la data, per esempio. Ecco, ve ne cito alcuni, poi li trovate tutti, no? E come vedete, queste sono le raccomandazioni dalla letteratura, vicino c'è la valutazione che ha dato il dato, il tavolo. Per esempio, cito la prima, i professionisti della comunicazione devono esaminare attentamente la terminologia utilizzata nelle notizie riguardo alla salute, perché termini vaghi e sensazionali come cura o miracolo, no? O si aprono le porte del superamento del cancro o altre cose di questo tipo possono danneggiare i lettori ingannando e disinformando. Quante volte sparano, specialmente da Londra o dagli Stati Uniti, la notizia che in laboratorio c'è uno studio di fase 1 che intorno a una molecola che pare che possa avere degli effetti sui topi, e questa roba diventa la cura contro la leucemia o la cura contro un tumore solido, no? Ecco, per cui, ecco, oggettivamente questa è una delle questioni sulle quali chiediamo un focus comune. E un'altra sola: il professionista deve valutare sempre l'affidabilità e l'autorevolezza delle fonti, comprese quelle istituzionali, cioè università, agenzie, ministeri e quant'altro, perché non è detto che le fonti siano attendibili. Se tu leggi l'intervista fatta da un medico tal d'Italia attorno al colossale intervento fatto in quel momento, magari quello è un bellissimo intervento, però un intervento sono stati fatti 10.000, no? E in quella realtà serve a dire che il piccolo ospedale serve a tenerlo aperto perché è stato fatto questo grande intervento. Poi magari andiamo a vedere e non ci sono indicazioni tali per cui la complessità dei casi trattati di quel piccolo ospedale giustificava l'appropriatezza di quell'intervento all'interno di quel contesto. Ecco, nel panel ci sono state altrettante raccomandazioni, per esempio come vedete il panel l'abbiamo orientato attorno a degli item specifici che sono ricerca e comunicazione, esiti, tecnologia, assistenza e comunicazione, farmaci e comunicazione. Solo quello degli esiti delle cure, quello che ha avuto 8,5 di punteggio. Le informazioni sulla salute riportate dai media non possono sostituire in alcun modo la figura del medico. No? È importante che tale concetto venga colto dal pubblico, cioè che il pubblico colga sempre, no, che non deve andare dal dottor Google, perché poi la prima notizia che appare o ti orienta verso un percorso preciso oppure ti orienta verso il dottor Google. E purtroppo il dottor Google in questo momento è il medico più potente del mondo, perché 7 su 10 dei nostri pazienti, di coloro che arrivano, sono già empowered, informati attorno a tante cose della propria malattia, e molte cose, come uno quando comincia a sciare e arriva il maestro di sci che dice guarda che è meglio che ricominci dallo spazzanevi perché hai sbagliato tutto, no? Quello però sciava per conto suo e dice, pensava di sciare bene. Allora il paziente che arriva lì e pensa di sapere già tutto, e quindi gli devi smontare delle cose che sono nel frattempo diventate delle convinzioni. Quindi direi questo protocollo di comportamenti che noi abbiamo ricontenuto in quella pubblicazione sono sostanzialmente, non saranno ovviamente perfetti, ma sono un primo approccio al quale abbiamo voluto dare anche una chiaramente validazione di carattere scientifico. Lì il metodo seguito è tutto validato da un punto di vista scientifico, cioè
non andremmo a pubblicarlo su una rivista indicizzata se così non fosse. Per cui le fonti sono fonti chiare, sono quelle della letteratura, sono quelle di una review da parte delle fonti della letteratura scientifica da parte di questo tavolo, e quindi alla fine viene fuori un bel processo di ibridazione culturale fra quello che sono le scienze mediche e quello che sono le scienze dell'informazione, che dà questo tipo di prodotto. Altra best practice, noi abbiamo a seguito di quello istituito pure uno sportello di accoglienza nella nostra clinica oncologica, che è già un'email che viene letta regolarmente, alla quale si risponde regolarmente in merito alle fake news. Voi sapete che molte persone sono convinte che il bicarbonato cura il cancro, oppure il veleno dello scorpione, no? L'escozullo, quello di Cuba. E molte persone disperate arrivano che dice: io sono stato a Cuba, ho speso $3,500 e si riporta il kit di Escozul, no? E tu a quel punto puoi dire una cosa: se questo è un paziente terminale, tu gli puoi dire guarda quella roba lì ti hanno fregato, oppure gli puoi dire guarda se vuoi vediamo insieme, tanto non cambia nulla, no? Quali sono le modalità per cui quella roba che è assolutamente, che non serve a nulla perché non c'è nessuna evidenza scientifica che abbia un'efficacia pratica, te la somministriamo in maniera, ti aiutiamo a somministrarla in maniera che non ti faccia dei danni, perché poi ecco il problema sono i danni collaterali che sono collegati a questo. Altra esperienza ancora. Sapete la questione dell'untore, insomma, no? Allora, l'untore era un negazionista HIV e noi nella nostra divisione, nella nostra clinica di malattie infettive, che è uno dei centri italiani più importanti per quanto riguarda l'HIV, forse il primo in questo momento, noi abbiamo questo problema molto molto pesante, con anche problemi di stalking telefonico da parte di persone che telefonano, che si fanno sentire con insulti nei confronti dei medici perché sono dei negazionisti. La questione è molto delicata. Il negazionismo risale a Peter Duisberg, che era un biologo della Università di California, e che appena uscì l'HIV cominciò a dire che non esisteva la malattia, ma era qualcosa legato alla mente o legato ad altri fattori, non legato a un virus, insomma, no? E su internet, questo, come tutti i Novax, per intenderci, che sono un'altra enorme categoria di persone convinte di, no? E abbiamo, come sapete, i morti di morbillo in Italia sono tantissimi per via di questa questione, e siamo paese all'indice dal punto di vista del morbillo, perché a livello europeo abbiamo avuto dei dati di regressione nella propensione al vaccino che sono state enormi. Allora, anche su questo abbiamo messo su un presidio fisso. È chiaro che questi presidi fissi, se sono semplicemente a domanda, cioè uno ci accede perché è convinto di andare a fare una richiesta e togliersi il dubbio, sono ovviamente limitati nei confronti del bombardamento mediatico che arriva appunto dall'altro livello, che è quello esattamente di internet. E ovviamente ci siamo messi, per esempio in oncologia c'è una situazione molto attiva, qui facciamo vedere alcune cose, insomma, è un reparto nel quale abbiamo creato, dalla Pink Room a tante altre cose, delle condizioni di, la parola non mi piace, ma di umanizzazione, non mi piace perché non siamo disumani, siamo già umani, ma di miglioramento della qualità delle persone che devono sentirsi accolte fino in fondo. E quindi abbiamo fatto tutto questo. Abbiamo fatto poi un'altra cosa che per adesso rimane unica, che è una web TV aziendale che si chiama Ti Vuoi Bene TV, e che ovviamente è un case study a livello nazionale, e che va su tutta una serie di coperture, dall'alta cura significa l'alta specializzazione, fino all'approfondimento, fino alle notizie, alle info ai pazienti, fino al rilancio sui social. Io non ho ancora, non so se lo metterò, un profilo social dell'azienda,
perché diventa soggetto di aggressione da parte di N malintenzionati, ma ce l'ha la nostra TV e bene TV, ecco. E quindi sta su Facebook, sta su, ovviamente su YouTube, sta su Instagram, su tutte le cose che facciamo, che vengono, nelle quali usiamo broadcasting, usiamo internet. In questo modo usiamo tutti i mezzi collegati e integrati di comunicazione. E noi abbiamo lanciato questo discorso nel nostro piano strategico, le 3G. Noi dobbiamo, per dare un futuro al sistema, comportarci così, essere gentili, generosi, perché il sistema non può essere autoreferenziale, non può chiudersi attorno agli interessi degli operatori, bensì dobbiamo aprirci agli interessi delle persone, generiamo, perché la ricerca è tutto ciò che è innovazione, è esattamente quello che ci vuole in questo momento per far evolvere una cosa che ha avuto grandi successi, ma ne potrà avere tanti di più. E se il pensiero positivo, che deve essere sempre al centro della comunicazione, io mi batto per questo, come forse lo vedete come un fatto astratto, no, quando uno c'ha addosso il pensiero positivo le cose vanno sempre meglio. Quindi combattere contro il pensiero negativo, che è quello che a mio parere produce poi anche le fake news, perché l'intenzionalità di chi vuole fare del male, no? Malus male cogitat, e quindi dobbiamo in qualche modo ragionare esattamente solo in termini di pensiero positivo. Grazie per l'attenzione. Grazie al dottor Caparossi, che ci ha portato un esempio che credo che, al di là di occuparsi di informazione, è vicino a tutti noi, perché il tema della salute è il tema che ci coinvolge maggiormente, sia privatamente, personalmente, che professionalmente, per chi si occupa di questo. E l'idea di pensare al fatto che il cittadino vada già empowered, come dice il dottor Caporossi, dal medico, e vuol dire che vince su tutto, vince non su tutti, ma su tanto, vince il dottor Google, vince la rete. Anche su questo noi, in conclusione del nostro intervento, dei nostri interventi, credo che se avessimo tempo, e spero di averlo, potremmo ragionarci quanti di noi si sono limitati ad andare dal medico senza guardare ciò che di quella ipotetica patologia dice la rete. Quanti di noi si sono fatti fare una diagnosi dal dottor Google? Alzi la mano. Chi ha guardato in rete una malattia? Ma siamo tutti bravi. Questo. Io. Ecco, io no, per esempio. Però la maggior parte della gente ci guarda. Allora l'idea è quella, Michele, anche di fare qualche cosa per evitare, per avere una professione o dei professionisti molto qualificati. Hai ragione tu, però attenzione, parliamo di comunicazione oggi, parliamo di informazione oggi, quindi vuol dire che loro, la sanità, chi gestisce la sanità deve avere un comunicatore e una persona capace di informare, perché l'informazione scientifica è un aspetto davvero importante nel nostro mestiere. Ma io adesso torno un po' al tema più ampio e darei la parola a Francesco Nicodemo, che di fake news se ne occupa moltissimo. E allora è carino il titolo che tu hai dato al tuo intervento. In fondo la fake news sulle fake news mi piace. Qual è la fake news? In fondo io ho pensato, in conclusione del mio intervento, ho detto non chiamiamole più fake news. Cioè, tu mi vorresti dare una risposta, per cortesia, su questo? Allora, grazie. No, la risposta non c'è, nel senso che non mi sento all'altezza di dare un'altra parola che può sostituire questa. Però vorrei condividere con voi un ragionamento che porta avanti da un po' di tempo e, devo dire la verità, ormai non è più un ragionamento isolato. Allora, io più o meno 2 anni fa ho pubblicato un libro che si chiama Disinformazia, edito per Marsilio Editori. Insomma, sono stato uno dei primi in Italia a parlare di post-verità, di fake news. E dopo 2 anni, voglio dire, come si dice alle mie parti, come sapete bene, io sono di Bolzano, la vicenda è diventata aceto. Cioè, nel senso che
ormai è evidente che il tema delle fake news è diventato la fake news, questo grande contenitore in cui ci sta dentro cose tra di loro che non c'entrano niente. Io penso che sia bello il fatto che prima di andare dal dottore cerco di capire qualcosa. Il fatto che io sia autonomo nella ricerca di qualcosa attraverso uno strumento, questo non significa che poi io mi faccio da solo la diagnosi e mi curo da solo, ma che ci sia una consapevolezza, capacità di consapevolezza, di ricerca, di autonomia su alcune cose, io lo trovo una cosa di una grande modernità. Poi adesso vogliamo vedere sui fenomeni negativi. Io potrei anche dire che grazie alla rete, o quella come la vogliamo chiamare, insomma, cioè 1,5 miliardi di persone sulla faccia della terra ha avuto accesso diretto alle informazioni. Ci fa schifo sta cosa? Mi fa schifo? A me no. Io penso sia un estremo livello di progresso dell'umanità questa cosa qua. A meno che voi non mi convinciate il fatto che era meglio quando la gente non sapeva niente attraverso la rete. Certo, tu dici, stai parlando degli indiani, degli arabi, degli africani. Per noi occidentali è diversa. Certo, per noi occidentali è diversa perché per fortuna viviamo in delle democrazie liberali. Perché questo grande dibattito sulle fake news che mettono a rischio, a repentaglio la democrazia, c'è soltanto nelle democrazie liberali occidentali. Perché non mi pare che si discuta in Cina, non mi pare che si discuta in Turchia, non mi pare che si discuta in Russia. Perché? È perché non sono democrazie. Allora il dibattito sulle fake news è un indice del fatto che siamo delle democrazie che funzionano. Secondo argomento, io non vorrei che dietro a questa grande cosa delle fake news, allora diciamoci la verità, il tema delle fake news è un argomento politicizzato, e poiché è un argomento politicizzato è un argomento che è propaganda, perciò è le fake news delle fake news. Quando Trump negli Stati Uniti accusa gli outlet media, i media mainstream, il New York Times, il Washington Post di fare fake news e allo stesso tempo Washington Post, la CNN o chi volete voi accusa Trump di fare fake news, vi rendete conto da soli che il termine fake news ha perso qualsiasi significato, è un significante vuoto e può essere utilizzato dal potere o da un altro potere. E se le cose stanno così è evidente che il tema delle fake news è diventato altro. Allora la prima cosa che dovremmo fare è eliminare la politicizzazione dalla vicenda delle fake news. Non si vincono le elezioni grazie alle fake news, questa è un'altra grande fake news. Non si determinano le strategie in maniera rinnovata rispetto a quello che è sempre stata la storia dell'umanità. Prima il presidente parlava di Maria Antonietta, ma Papa Francesco, visto che è stato qua qualche tempo fa, dice che la prima fake news della storia è il serpente che convince Eva che la mela avrebbe dato un potere incredibile all'umanità. Perché Papa Francesco dice che quella è la prima fake news della storia? Ho detto una cosa del genere durante una lezione alla Azione Cattolica di Cremona e c'è una signora che mi ha detto, io dicevo qual è la prima fake news, perché si alza questa signora e dice la risurrezione di Cristo, io faccio no signora per favore siamo Azione Cattolica, questi mi cacciano, non è neanche colpa mia. Per dire, perché vuole dire che la mela del serpente è la prima fake news della storia? Che cosa vuole raccontare? Vuole dire che la notizia falsa è subdola, è come la bestia che cerca di convincerti, in qualche maniera diventa attraente per te. Eh? Quindi ha a che fare con noi, con quello che sentiamo, con quello che proviamo. E questo ci spiega anche che per intervenire sulle fake news non c'è niente altro da fare, bisogna intervenire sulle persone. Sono sulle persone che bisogna lavorare per far sì che le fake news non funzionino. D'altronde non è che 1000 anni di forza basata sul potere temporale della Chiesa è stata eliminata quando Lorenzo Valla ha dimostrato che la donazione di Costantino era un falso. L'hanno dimostrato, non è che fine XV secolo il Papa aveva smesso di avere potere, giusto? Oppure quando a fine del Novecento, all'inizio del Novecento, scusatemi, la polizia zarista produce i protocolli di Sarah Easion e vengono subito smascherati come essere documenti falsi. E mica i pogrom o l'odio nei confronti degli ebrei è finita là, in Russia nel 1900. No, sappiamo cosa è successo. E non è che è rimasta in mano ai pazzi, i nazi erano pazzi, no, Hitler era pazzo, i nazisti erano pazzi, quando mai? Henry Ford, che è un benefattore dell'umanità. Ne produce a sue spese oltre 3 milioni di copie da distribuire per gli operai. Henry Ford, non un pazzo.
E non è che rimane, dice, vabbè, però è il periodo culturale, poi finalmente, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, l'abbiamo finita con questa bufala, questa fake news dei protocolli di Savisio. Non mi pare. Qualche tempo fa un senatore di un partito, non dico quale, non è importante quale, ha citato i savi di Sion. Insomma, diciamo, non vorrei dire che sia nel Medioevo che nell'inizio del Novecento la rete non ci esisteva e queste fake news esistevano lo stesso. Quindi noi all'interno delle fake news mettiamo che cosa? Misinformation, disinformation, propaganda politica e la società dell'opinione. E diventa un po', come dire, una maniera semplice per affrontare un fenomeno complesso. Il fenomeno complesso che la pubblica amministrazione, la categoria dei giornalisti, gli accademici, le strutture che hanno di fronte, si chiama sovraccarico informativo, che è una cosa completamente diversa dalle cose di cui dobbiamo avere attenzione. Cioè il fatto che in ogni minuto della nostra vita che passiamo sulla rete e passiamo la nostra vita digitale, come dice Floridi, ormai è on life, cioè quindi non c'è più una separazione fra vero o falso, virtuale e reale, tutte queste cose, è la stessa identica cosa. E se noi siamo on life, ogni minuto della nostra vita succedono queste cose, 1 milione di persone accede a Facebook, mandiamo 187 milioni di mail, ci mandiamo 38 milioni di messaggi, facciamo 4 milioni di ricerche su Google, produciamo 450.000 tweet e altri numeri così enormi in 60 secondi, è questa roba qua che dobbiamo sapere affrontare, c'è niente da fare. Le fake news sono un piccolissimo fenomeno rispetto alle cose che abbiamo. In tutti i sondaggi, non solo quello che ci ha fatto vedere la prof, ma anche in quelli fatti per esempio dalla Commissione Europea, c'è un problema di percezione sulle fake news. Perché improvvisamente nelle società occidentali ci si è convinti che Trump ha vinto negli Stati Uniti a causa delle fake news e la Brexit è avvenuta a causa delle fake news. Questa è una fake news, non è vero. E immaginare che le persone quando votano, votano perché sono sceme e quindi si fanno stronziare, come diciamo noi a Berlino. Va bene? Non è così. Non è così. E sarebbe molto facile se le cose fossero così. Purtroppo non è così. Allora, se le cose non stanno così, dobbiamo affrontare questo tema del sovraccarico informativo. Secondo argomento. Noi stiamo giocando nel playground, nel parco giochi, di soggetti che non sono benefattori. Va bene? Non è che Facebook, Google ci hanno regalato questo posto straordinario dove noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, mantenere relazioni, conoscere cose, visitare luoghi, va bene? Avere un giudizio sulle cose che succedono. Non è che ce l'hanno fatto gratis. Oddio, certo, cioè te hai fatto uno status su Facebook, hai pagato per fare quello status? No. Te hai mandato un WhatsApp prima, hai pagato? No. Io ho messo una foto su Instagram, ho pagato, no. La prof dopo andare a mangiare al ristorante ancora sta cercando su TripAdvisor, cerca per fare quella ricerca, no. Quindi teoricamente noi non stiamo pagando, ma praticamente noi stiamo pagando con i nostri dati, con i nostri dati. Allora il tema vero che la politica, il legislatore dovrebbe affrontare nei confronti delle minacce, dei rischi che noi stiamo sulla rete è questa cosa qua. I dati sono i nostri, poiché sono i nostri, non possono stare in mano a corporation, a multinazionali che ci fanno i soldi sui nostri dati. Sembra rivoluzionario, vero? Questo dovrebbe essere la vera base, perché è da lì che deriva anche l'ultimo tema, che è quello dell'algoritmo che abbiamo accennato. L'algoritmo su cui funzionano queste piattaforme, che determina molte delle almeno al 50% le interazioni che noi abbiamo sulla rete, sono algoritmi di cui noi non conosciamo il funzionamento. Lo conoscono solo i proprietari. Allora, invece di fare come hanno fatto al Parlamento Europeo la grande sfida a difesa del copyright, il copyright nasce nel momento in cui esiste, c'è questo orafo tedesco, no? Che si imprende questa macchina per pressare le olive, ci metti i caratteri ma dovessi inventare stamp. Meno male che poi è nato il copyright, il diritto d'autore. Adesso stiamo vivendo un periodo un po' diverso, diciamo, stiamo in una rivoluzione che rappresenta per l'umanità quello che è stato Gutenberg per i nostri predecessori. Quindi, mentre i nostri legislatori si impegnano su questo grandissimo tema fondamentale, il tema del copyright, stanno sfuggendo questo. Cioè, che noi viviamo una vita online, dove siamo sovraccaricati di informazioni che non sappiamo gestire, dove c'è un algoritmo che non sappiamo come funziona, che gestisce le nostre interazioni, e dove i nostri dati, che sono il petrolio della società digitale, sono in mano a dei privati. E noi vogliamo continuare a discutere delle fake news. E discutiamo delle fake news. Allora, le fake news esistono? Certamente esistono. Le fake news sono una minaccia alla democrazia? Non sono una minaccia alla democrazia. Le fake news sono un fenomeno nuovo? Non sono un fenomeno nuovo. Le democrazie, però, le fake news crescono attraverso la rete? Certo, in che senso?
che abbiamo meno tempo per ragionare sulle informazioni che ci arrivano, visto che siamo sovraccaricati, e c'è un sistema che tende a, come dire, a polarizzare le opinioni sulle cose, che in parte dipende dagli algoritmi, cioè quindi dipende dal fatto come sono fatte queste piattaforme, ma l'altra parte dipende da come siamo fatti noi come uomini, come umanità. E questa cosa ce la portiamo dentro, da quando siamo scesi agli alberi, spero che non ci siano creazionisti in sala, per imparare a utilizzare i pollici opponibili, abbiamo acceso i fuochi per salvarci dalle bestie feroci. No, giusto. Quando abbiamo fatto questa operazione, non è che noi abbiamo deciso di costruire il nostro primo nucleo familiare, il primo clan, la prima tribù primitiva, la prima società, sul fatto che volevamo avere a che fare con tutti quanti. Volevamo avere a che fare solo con i nostri simili. Questa cosa si chiama omofilia. Ce la portiamo da quando eravamo degli ominidi, scimmie, e ci siamo adesso uguale. Chi di voi vuole andare in vacanza col vicino di casa che vi viene a rompere le scatole durante la riunione di condominio? Nessuno, giusto? E non è che sulla rete vi comportate in maniera diversa. Cioè, è una cosa abbastanza simile. Allora sì, è colpa delle piattaforme, però è anche colpa, diciamo. È un sistema di difesa che ci abbiamo dentro di noi. Allora, se le cose stanno così, che sono molto complesse, sì, la qualità, sì, certamente, il fact checking, sono tutte cose utilissime, tutto quello che vogliamo, però c'è la cosa più importante, resta il tema della consapevolezza, dell'opinione pubblica, che è larga, che è una cosa molto complicata. Io vado a scuola, anche col progetto Pareo Stile, vado a parlare con i ragazzi che sono un po' più grandi, diciamo adolescenti come mio figlio, e io mi trovo a dover spiegare, di dare consapevolezza di un sistema che però per loro è abbastanza comprensibile. Restano fuori gli oltre 20 milioni di italiani che hanno scoperto la rete attraverso Facebook. E a quelli come ci fai a parlare? Come ci fai ad arrivare? Perché quello è il tema su cui dovremmo focalizzare l'attenzione. E là ha a che fare molto con le cose che ci ha fatto vedere prima la prof. Tu vuoi combattere le fake news del cinquantenne che sottoscrive Buongiornissimo Caffè o che continua a parlare dopo 10 anni ancora della bufala degli sms solidali che vengono utilizzate male? Quello non è che lo puoi fare con... È difficile che utilizzi il tema del fact checking. Se io sono convinto di una cosa diventa un po' complicato che tu gli fai il fact checking, no guarda non è vero. Cioè non è così semplice. Allora serve un progetto educativo complesso che riguarda tutto il paese, che si chiama educazione al digitale. Educazione al digitale. Serve soprattutto per noi analogici che siamo diventati digitali e serve anche ai nostri ragazzi digitali che però in realtà hanno difficoltà a comprendere una serie di sistemi di cose. In tutto questo, che cosa può fare, secondo me, che cosa possono fare le strutture? Allora, una cosa che io ci tengo moltissimo è prendersi cura delle proprie comunità, che è una cosa che esiste nel reale. Immagino che nessuno di voi che viva in una piazza, in una via, ami il fatto che quella via sia sporca o che ci siano le cartacce a terra o se lui passa perché fuma e butta la sigaretta a terra, gli faccio una cazziata come ti sei permesso, giusto? Ecco, ognuno di noi dovrebbe prendersi cura della propria community, delle 100, 200, delle 1000 persone di cui è formata le proprie relazioni online e come trasmettere, influenzare, ecco direi, no, in maniera positiva un certo modo di stare sulla rete, perché la grandezza di questo sistema in cui noi siamo dentro e di cui non ne possiamo più uscire, non c'è niente da fare, non c'è da fare i passatisti, non si può tornare indietro. La grande verità è che non c'è più qualcuno che governa l'informazione e la comunicazione. Guardate, per me questa è una grande cosa. Siamo una società dell'opinione. La costruzione dell'agenda informativa è pubblica, non dipende più da un grande, un grande opinion leader che scrive sul giornale della sera. Ma siete sicuri che sia un fatto negativo? Ma siamo proprio sicuri? E invece uno dovrebbe provare a comprendere come la costruzione dell'agenda informativa e comunicativa dipende anche da come le comunità online si organizzano e come un tema diventa centrale all'interno del dibattito pubblico. Questo, diciamo, secondo me, in periodi di campagna elettorale permanente, come quello che noi stiamo vivendo in questo paese ormai da anni, ci rende impossibile fare un discorso sine ira et studio, però è l'unica grande cambiamento che possiamo imporre, perché altrimenti ci sarà sempre questa lettura che è fatta di polarizzazione, di bene contro male, di vero contro falso, e quello che alla fine ne pagano le conseguenze, dal mio punto di vista, è un'opinione pubblica che dentro a queste ondate, queste sì populiste, nel senso è perché semplificatori, perché demagogiche, perdono il senso invece di quello che significa avere a che fare con la rete.
Devo dire che ha detto delle paroline che mi sono molto care. Oh, è una vita che non sento parlare di omofilia. Io ho riempito i miei libri del concetto di Merton anni 50 di omofilia, e una volta ho mandato un saggio. Non è una brutta parola. Infatti, però arrivo proprio a questo, ho mandato un saggio a una rivista inglese e mi ha detto di spiegare bene cosa voleva dire, perché avevano capito che era una brutta parola. Questo, le grandi riviste. Tu hai detto una serie di cose che io condivido pienamente. Mi piacerebbe però sottolineare questo. Io guardo al mondo tornare indietro. Questo è il momento storico più ricco di informazioni che abbiamo mai avuto. Per l'amor di Dio, non voglio tornare al Corriere della Sera, Stampa, ancora prima di Repubblica parlo, la mia età mi consente di andare indietro nel tempo. Questo non lo voglio. Quello che però è, quindi per me, l'informazione in rete, l'informazione di questo momento è veramente una grazia. Quello che io credo è che non abbiamo la competenza. Il problema è questo. La competenza per entrare in rete e decodificare. Allora, non ce l'abbiamo noi che questi temi li studiamo, non ce l'hanno i miei coetanei perché non hanno non ce l'hanno per motivi anagrafici, ma probabilmente non ce l'hanno neanche i ragazzini. Hai ragione di parlare degli interventi nella scuola. Hai ragione quando dici che bisogna formare un'opinione pubblica e lavorare sulle community. Quello è, ma io non ho visto nel nostro paese, ma probabilmente poco anche nel resto dell'Europa, delle strategie, degli interventi, dei progetti che mirino a questo. Tu li conosci? Se non delle piccole... Appunto, ci siamo focalizzati sulle fake news quando il tema... Certo, questo condivido pienamente. È quello il problema. Io sono assolutamente molto d'accordo su queste, e l'idea che ormai tutta la nostra informazione è trasversale, trasmediale, io l'ho chiamata patchwork mediale, cioè la possibilità che ognuno di noi costruisce un'informazione sulla base dell'accesso a tante piattaforme, a tanti media, dalla carta, poco, e sono d'accordo. Non è che il grande editorialista mi dava più, intanto mi condizionava di più rispetto alla rete, ma il fatto è che io non sono in grado, probabilmente perché non ho gli strumenti, perché non ho la cultura, non ho più che altro la competenza, userei questa parola, competenza per guardare tutto e confrontare, capire. Però sicuramente passatismo zero, e viva questo momento storico per la gran quantità di informazioni che abbiamo a disposizione, e quindi questo io credo che dovremmo, e hai ragione quando dici smettiamo di parlare delle fake news come se fosse il bubbone dell'informazione, non è il bubbone dell'informazione, quindi anche questo sarebbe un argomento su cui varrebbe la pena di intervenire, ma andiamo avanti perché io continuo a rubare tempo ai nostri relatori. E Giacomo Boncompagni, un dottorando di ricerca in sociologia e comunicazione all'Università di Macerata, e credo che ci voglia far vedere una simulazione di una fake news, tanto Nicodemo, per rimanere nell'argomento. Allora, io ringrazio soprattutto Francesco Nicodemo, perché molto di quello che dirò farà riferimento, insomma, a quello che tu hai accennato. Io sono d'accordo sul fatto che sia ormai errato parlare di fake news. Esistono però comunque dei rumori all'interno del processo comunicativo. Qualsiasi manuale di base di comunicazione di massa evidenzia che nel processo comunicativo, sia a livello interpersonale che mediato e mediatico, non va sempre tutto così bene e non c'è un ritorno costante, ma ogni tanto ci sono dei blocchi, no? dei fastidi, o comunque dei ritorni, insomma, che se pensiamo al gioco un po' del telefono,
il messaggio continua, ma poi molto spesso alla fine raramente, no? È il messaggio iniziale, il contenuto è quello iniziale, insomma. E la fake news funziona un po' così, non è fake news, ma preferirei definirla come rumors, come rumori che oggi ci concentriamo in particolar modo sulle piattaforme digitali. Sono rumori che nascono appunto in rete, nascono nelle piattaforme, nascono delle chat, all'interno delle chat, e sono dei rumori, delle piccole voci che nascono o dal singolo utente o anche dal giornalista professionista fino al politico. Se vogliamo dare una definizione di rumori, questa è una ricerca di due psicologi sociali statunitensi che la definiscono come affermazioni di notizie non verificate strumentali che nascono in contesti di incertezza, pericolo o potenziale minaccia e che hanno la funzione di aiutare le persone a dare un senso alle cose e a gestire il rischio. Da questa definizione che ho voluto mettere perché insomma mi sembrava interessante emergono due cose principalmente. La prima è il contesto che favorisce il rumors. Da ora in poi la chiamerò rumors e non fake news, ma comunque garantisce una alimenta la disinformazione, che è un contesto principalmente di crisi, un contesto di emergenza. L'altro aspetto è quello che sottolineava un po' Francesco Di Modemo, cioè ricordiamo la centralità della persona. E questo è importante perché prima ancora che di parlare insomma di propaganda, di campagne elettorali che sono state manipolate, guidate dalla disinformazione, l'elemento dei rumors è sociologicamente interessante perché ancora una volta ci ricorda quella che è la fragilità dell'essere umano e dell'importanza della comunicazione. E l'essere umano vive di fatto su un paradosso, un po' lo ricordava Francesco, sul fatto che è portato a relazionarsi con l'altro, quindi a costruirsi una rete sociale attraverso lo strumento della comunicazione, ma dall'altra parte, come ci insegnano le scienze comportamentali, tende a chiudersi nel momento in cui si trova di fronte a qualcosa che non conosce. Quindi anche in rete un po' succede così. Quello che va contro il nostro pensiero, la nostra esperienza, la nostra cultura, crea quello che viene chiamato neotribalizzazione, cioè una chiusura. Il fatto che esistano dei gruppi WhatsApp o dei gruppi Messenger, inizialmente no, passava l'idea di Levy, di intelligenza collaborativa, connettiva, con De Kerkhove, ma poi alla fine emerge il fatto che all'interno di questi gruppi si riuniscono persone che più o meno la pensano allo stesso modo, che diciamo condividono contenuti, informazioni piuttosto simili. L'elemento appunto dicevo interessante sono questi due aspetti, cioè i rumors sono in qualche modo generati da persone grazie a vari medium che vanno dal passaparola all'email fino alle piattaforme digitali. E quello che vediamo è che questi rumors esistono appunto, lo dicevamo da sempre, e praticamente si evolvono parallelamente all'evoluzione delle nuove tecnologie. L'aspetto però sociologico e antropologico è interessante, come un po' diceva Francesco, perché ha a che fare con l'umano, no? Prima ancora che con la propaganda politica, che con l'obiettivo di destabilizzare dei governi, perché il rumor di fatto è un modo, diciamo, con cui gli esseri umani, possiamo dire così, cercano di dare un senso al mondo che li circonda. Quindi più che essere uno strumento per creare ostilità, uno strumento di prevaricazione, uno strumento di disinformazione, proviamo un po' a capovolgere la prospettiva e a fare in modo che anche da un punto di vista giornalistico la disinformazione non venga totalmente, diciamo così, bloccata. Mi spiego meglio. È impossibile, è una guerra persa secondo me quella contro le fake news. Lo stesso Zuckerberg si è praticamente arreso, e se riusciamo a capovolgere un po' la prospettiva in questo senso, l'elemento del rumor può essere interessante sia per valutare quelle che sono le nuove paure, le nuove forme di insicurezza dell'essere umano, e ad interpretare quelle che sono le nuove ricerche di senso. Cosa cerca oggi l'essere umano di fronte a questo sovraccarico informativo che ha generato anche un appiattimento della comunicazione? Quindi non c'è più un confronto, uno scambio con l'altro, ma la comunicazione viene usata come strumento per prevaricare insomma la persona che abbiamo di fronte. Possiamo intendere il rumor come appunto un'esperienza centrale dell'essere umano, una ricerca appunto di senso, e non
un incidente, non un errore, non un qualcosa da soffocare completamente, ma uno strumento per interpretare meglio quelli che sono i nuovi bisogni sociali, culturali, politici dell'umano nel digitale. Nello studio appunto di Fonzio si fa riferimento a alcuni contesti di crisi emergenziali, perché sono quelli principalmente che danno via a queste piccole voci che si generano online, in questo caso quello dell'uragano Sandy o dell'uragano Katrina, o potremmo prendere anche riferimento il fenomeno il caso del terremoto nelle Marche, prima ancora che la voce del giornalista e dell'ANSA sono quelli degli abitanti nei vari comuni colpiti, che in qualche modo generano voci, generano piccoli post, piccoli tweet che poi vengono condivisi e circolano fino a diventare appunto a volte anche notizia, perché poi la piattaforma fa un po' da raccoglitore. Lo stesso giornalista oggi si basa sulle voci, più o meno consapevolmente. Possiamo distinguere in particolar modo tre tipologie di voci, almeno questo emerge insomma dallo studio, possiamo essere più o meno d'accordo: quelle della speranza, che vengono definite utopie, le voci della tensione, che creano ostilità in riferimento anche ai fenomeni di speech, di violenza verbale, ma quelli che ci interessano di più sono le voci appunto della paura, gli spavacchi vengono definiti da Di Fonzio, e sono importanti perché anche questo è presente nel giornalismo. Da tempo si parla ovviamente di marketing dell'informazione, però cerchiamo di concentrarci non su quella che viene chiamata la media logic, cioè una informazione che si basa molto spesso sull'intrattenimento, no? E sulla l'idea di spettacolarizzazione e personalizzazione dell'informazione, ma sull'idea che oggi il rumor in qualche modo ci aiuti a costruire anche da parte del giornalista una narrazione, diciamo così, che razionalizza e che solleva, cioè partendo proprio dal rumor, dalla disinformazione, da un qualcosa di incerto che crea ostacolo alla conoscenza e alla condivisione, in qualche modo cerchiamo di capire quelli che sono appunto i bisogni dell'umano. Qui ho citato due casi, quello dell'epidemia a Hong Kong nel 2003. Non ci fu nessun tipo di epidemia, ma a un certo punto cominciarono nei media locali a circolare questa informazione appunto di emergenza, le reti telefoniche vennero bloccate in qualche modo, quindi l'intera città andò completamente in tilt, quindi c'è un effetto sociale, politico, informazionale prima di tutto, ma che nasce appunto dal basso, nasce da una semplice voce, da semplici voci che messi insieme appunto possono formare notizie. Nello studio è interessante, perché poi quello che è importante è distinguere appunto il rumor, cioè la piccola voce che si diffonde, no, autonomamente in rete, la notizia, che è la somma appunto di rumor, e il pettegolezzo, che non ha a che fare con le notizie, ma il pettegolezzo è un contenuto, diciamo così, di rumor, che così viene definito, che in qualche modo tende a consolidare quella che è la voce iniziale, no? Se pensiamo al gioco del telefono, il pettegolezzo praticamente è quello strumento, quello spazio, quel contenitore informativo che cerca di rafforzare il primo step, no? della voce. L'altro appunto caso è quello della donna con il terzo seno in Florida, lo stesso una fake news. Vedete che ci sono contesti emergenziali, rumor di paura, così vengono definiti, oppure i cosiddetti rumor di curiosità. Quindi entrambe le comunicazioni vedete che hanno un aspetto comune, cioè quello dell'emotività, no? E l'essere umano è molto più guidato dalle emozioni, no, che dalla ragione, così la psicologia ci spiega. E non è un caso che appunto in rete, che è uno spazio che incrocia culture, incrocia identità, tutto si basi fortemente sull'elemento emotivo. Sono le emozioni, ancora prima delle informazioni, che guidano appunto i comportamenti umani. Andando verso la fine, riprendo un po' due concetti che anche Francesco Nicodema accennava. Il primo concetto è quello del tempo. Il tempo sia della conversazione, cioè prenderci tempo per costruire una nuova forma di negoziazione anche a livello interculturale in rete, e soprattutto quello della cura, dandone leggermente una definizione diversa e riprendendo il concetto di cura della comunicazione di un filosofo e sociologo britannico, Silverstone, che in uno dei suoi ultimi scritti, prima di morire, appunto accennava a questo concetto di cura dell'informazione, che non è semplicemente il cercare di scrivere bene
no? Se vogliamo applicare al giornalismo un pezzo, quindi stando alle fonti, no? Comunicare il meglio possibile, rendere l'articolo più comprensibile nel modo più, diciamo, più comprensibile, ma è quello di andare oltre, no? L'articolo una volta stampato, cioè quello di prevedere in qualche modo quelle che sono le conseguenze sul lettore a livello cognitivo, emotivo e quindi poi a livello sociale di quello che andiamo a pubblicare. Quindi la cura non solo della struttura dell'articolo, ma quella che poi quel tipo di informazione, che tipo di, diciamo, di effetti sociali e cognitivi quel tipo di informazione può avere sul singolo lettore e sulla comunità. Grazie. Sembra giusto in un giorno in cui i giornalisti sono, tra virgolette, a lezione, che si parli della cura dell'informazione, giusto? Ma in verità qui abbiamo parlato di pettegolezzo, rumors, fake, e mi domando se noi non confondiamo un po' tutti questi temi di cui la sociologia della comunicazione si è occupata. Ricordo grandi ricerche intorno al tema del pettegolezzo, di quanto investisse e intervenisse nelle scelte delle persone, quindi tutto questo naturalmente è un tema che prescinde innanzitutto dalla rete, smettiamolo di pensare che tutto sia da ricondurre a quello, e quindi è una riflessione che va fatta rispetto al tema più generale dell'informazione. Passo la parola a Paolo Fiorenzani, project manager di Infocamere, che ci dirà appunto fake news e digitalizzazione, soprattutto relativamente ai rischi e le opportunità per le aziende, giusto? Esattamente, buongiorno a tutti, grazie. Sono Paolo Fiorenzani di Infocamere. Infocamere è la società di informatica delle Camere di Commercio, quindi diciamo porto il punto di vista del mondo imprenditoriale, delle imprese e di quei soggetti, le Camere di Commercio appunto e Infocamere come strumento operativo, che cercano di fare qualcosa per le imprese. Allora, un sacco di spunti molto, molto interessanti, anche qualche provocazione. Se la battaglia, e proviamo a disegnarle dal punto di vista delle imprese. Guardate, quando le imprese in Italia soprattutto sono molto trascurate, sono un po' di parte io, ma veramente c'è un po', si tende a sottovalutare gli imprenditori. Gli imprenditori in Italia, ci sono 10 milioni di persone che hanno a che fare con le imprese, e questo è un numero esatto, riscontrabile. Quindi una quota della popolazione assolutamente importante. Allora, Francesco Nicodemo ci ha detto di parlare alle persone, digitale, non life, le persone sono importanti. Sono importanti questi imprenditori, sia per il fatto che tengono in piedi il paese dal punto di vista economico, sia per il fatto che sono comunque cittadini. Allora, se la battaglia delle fake news è persa e non può, e neanche Zuckerberg ha deciso di combatterla, allora la battaglia che non è persa è invece la lotta per questa battaglia di civiltà dell'on-life, quindi di far progredire le persone rispetto a due temi: le competenze digitali e una cultura di consapevolezza di questo mondo in cui effettivamente il sovraccarico informativo è un fatto rilevante. Allora, tutti a dare addosso alla rete, che è la causa di tutti i mali, la propagazione delle fake news. Guardate che nella stessa rete ci sono gli anticorpi e gli ingredienti per combattere queste informazioni. Allora, usiamo il pensiero positivo, come diceva il Presidente in apertura, e cerchiamo di capire, e io lo farò provando a fare un percorso dal punto di vista del mondo imprenditoriale, quali possono essere gli strumenti e quegli ingredienti alla portata di tutti gli imprenditori, ma poi anche di chi fa comunicazione e di chiunque vive in un'economia digitale, per
come dire, affermare la, la libertà di informazione, la verità di informazione, sapendo che, ripeto, l'ha detto bene, l'ha spiegato bene l'intervento precedente, le rumors, le fake news si va a che fare con le emozioni, quindi difficilmente un dato, un'informazione qualificata riesce immediatamente a smontare un'emozione. È per questo che bisogna lavorare sulle persone e credo che i giornalisti, la stampa, chi fa comunicazione ha un ruolo importante in questo. Quando parliamo di imprese in Italia ci rivolgiamo a oltre 6 milioni di imprese. Il PIL italiano lo fanno questi 6 milioni di soggetti, di cui il 99% sono piccole imprese. È l'artigiano, è l'imprenditore, è quello che fa grande l'Italia, è quello che fa il Made in Italy, è l'intelligenza creativa che produce, che fa l'Italia un paese diverso da tutti gli altri dal punto di vista economico, ma soprattutto socio-economico e culturale. Una fake news, una cattiva informazione, un rumors, una fake news che impatta sulle imprese ha a che fare con questi soggetti, queste persone. Quindi proviamo a fare un po' il focus qua dentro e vi rubo 20 secondi con questo spezzone di un cartone animato, cattivissimo me, non so se l'audio si sentirà abbastanza, ma proviamo un po'. A vedere come nasce una figlia. La ringrazio tanto, mi diverte leggere. Ma che la, ma che lo me cate? Ah, come che me, come che mi? Fichete tacche. E vedo che le è stata conferita la medaglia d'onore. E un cavalierato. Paca pacam? Cavacchiato? Ah, cavacchiato! Ha fatto anche un programma televisivo di cucina e riesce a trattenere il fiato per 30 secondi. Essere, dire di essere, dimostrare di essere in un'economia digitale deve essere un fatto, è un fatto determinante. Lo spezzone è tratto da un cartone animato divertentissimo, cattivissimo me, c'è cioè il cattivo che vuole adottare per un suo piano tre bambine, va nella casa di famiglia dove stavano queste bambine e deve dimostrare di essere una persona per bene. I suoi simpaticissimi omini, i Minions, hackerano l'archivio delle adozioni e fanno diventare questo spregevole personaggio una persona brillante. Qualità dell'informazione, sicurezza dell'informazione e capacità dei fruitori dell'informazione di cogliere il vero. Quindi l'informazione d'impresa, questo discorso naturalmente è vero in generale, ma lo vorrei focalizzare dal punto di vista delle imprese, perché gli impatti economici e anche nel mondo del lavoro sono assolutamente tangibili e rilevanti. Informazioni sicure, accurate, attuali, complete. Sicure, accurate, attuali si rientra nella sfera, diciamo, della qualità delle informazioni, qualità delle fonti, eccetera. Ne è stato parlato anche nei primi interventi. La completezza delle informazioni, invece, è un fatto un po' più critico. L'informazione completa ci dà il quadro della situazione. Un'informazione astratta da un contesto, fuori da un ragionamento più articolato, può essere disinformazione vera e propria. Quindi sei nel caso in cui l'estratto informativo non è che non è vero, è vero, ma fuori dal quadro completo dell'informazione diventa una notizia fuorviante. Verificabili, accessibili e credibili. Qui si entra nella sfera, diciamo, dell'accesso all'informazione. Più l'informazione è accessibile e verificabile, più l'informazione è blindata, è messa in sicurezza. È importante andare sempre alle fonti qualificate delle informazioni. Soprattutto, ripeto, in generale, ma soprattutto quando esiste una fonte sicura, qualificata, credibile, accessibile, che contiene le informazioni di tutte le imprese italiane. Questa informazione è l'anagrafe nazionale delle imprese, quella esiste, è un archivio digitale,
disponibile e accessibile a tutti, cari giornalisti, www.registroimprese.it, trovate i dati certificati e a valore legale di 6 milioni di imprese, di 10 milioni di persone che sono appunto gli amministratori, gli imprenditori, i soci, i legali rappresentanti che hanno a che fare con le imprese. 5 milioni di protesti, quindi a me anche questione di tipo più finanziario, quasi un milione di bilanci, oltre 900.000 bilanci che vengono depositati, verificati e controllati. Spesso si vedono dichiarazioni leader di mercato, fatturato in grande crescita. Cosa mi rappresenta questo tipo di informazione? Riferito magari, così nasce una fake news, ma è facilissimo smontarla. Nella stessa rete in cui nasce la fake news ci sono gli ingredienti per smontare la fake news, perché basta fare un accesso al registro delle imprese, prendersi l'ultimo bilancio e vedere la classe di fatturati. Assumo centinaia di persone, assunzione nell'ultimo anno di centinaia di persone, vado sul registro delle imprese, mi prendo quell'impresa e ho l'elenco degli addetti dell'ultimo anno, così come vengono aggiornati dalla fonte INPS. L'accesso all'informazione, un modo facile di fruire dell'informazione, è anche una conoscenza degli strumenti per accedere a questa informazione, diventa il primo ingrediente per smontare rumors, fake news o informazioni approssimative. Non ho citato 5 milioni di indirizzi di posta elettronica certificata, cioè il domicilio digitale delle imprese, quindi uno strumento assolutamente di trasparenza e che abbatte, come dire, anche il tempo di mettersi di contatto e di entrare in contatto con un'impresa. E questa, diciamo, informazione accessibile a tutti. E allora per questi 10 milioni di imprenditori qual è la battaglia di civiltà che le Camere di Commercio, che Infocamere stanno facendo per rendere l'informazione facilmente accessibile? Con quali strumenti? Abbiamo il fiore è diventato una farfalla, questa bambina che soffia è proprio un po' l'emblema di questo periodo di innovazione anche delle infocamere, delle camere di commercio. C'è un bellissimo murales nella nostra sede di Padova. Qual è questo strumento? Uno strumento leggero, facile, sicuro e immediato. Abbiamo fatto impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore, uno strumento che nello smartphone dei 10 milioni di cittadini imprenditori italiani mette a disposizione in tempo reale, con certezza giuridica, con qualità, con tempo zero e costo zero, tutti i dati ufficiali della loro impresa. Perché è importante mettere nella tasca dell'imprenditore, dico nella tasca dell'imprenditore nel senso del proprio smartphone, poi naturalmente anche dal PC dell'ufficio, ci mancherebbe, gli asset informativi ufficiali della loro impresa? Perché oggi, l'abbiamo visto dentro il filmato, chiunque può dire di essere chiunque. Chiunque si può fare un sito web farlocco. Chiunque si può inventare una carta intestata o un biglietto da visita o falsificare una mail. Dati di cronaca di questi giorni. Ne parlavamo prima naturalmente con Francesco. Gli asset informativi ufficiali, quelli verificabili da chiunque, quelli, come direbbero gli avvocati, opponibili a terzi, quelli che sono la carta d'identità di un'impresa, li abbiamo messi nelle tasche dell'imprenditore. Allora, quali sono questi asset informativi? Io nel mio smartphone, se incontro un prospect che magari è interessato al biologico, qui siamo in una terra dove il mondo dell'enogastronomia va assolutamente un rilievo economico molto importante, se io mi occupo di biologico, chiunque può dire di occuparsi di biologico. Bio ormai è una parola inflazionatissima, credo che sia una fake news ormai, no? Bio tutti qualcosa, ma come faccio a sapere se veramente la mia impresa, come faccio a dimostrare che veramente la mia impresa si occupa di biologico? Prendo lo smartphone, apro il cassetto dell'imprenditore, estraggo l'asset informativo, nel mio asset informativo c'è scritto che ho la certificazione del biologico con il numerino,
che è esattamente quel numerino che trovo nel vasetto della marmellata biologica dietro quella fogliolina verde che dice che quella è il mio numero, diciamo, di certificazione biologica. Allora, se vengo aggredito rispetto al fatto che qualcuno mette in giro in voce che la mia azienda non ha quella caratteristica, ho già l'ingrediente per smontarla. Ma se voglio, come dire, invece che raccontarla l'informazione, anche dimostrarla, ho l'informazione direttamente alla fonte. Rendere l'informazione sicura, immediata, accessibile agli imprenditori è il nostro piccolo contributo a una battaglia di civiltà, di competenze digitali di base, di cultura della consapevolezza, che sono il miglior antidoto al tema delle fake news, perché non lavorano su un aspetto globale, ma lavorano sulla persona, sul singolo imprenditore. Cosa possiamo dire? Naturalmente, per accedere a questo tipo di informazioni bisogna avere delle competenze di base minime, ma essenziali, e oggi i nostri imprenditori, ma i nostri cittadini italiani, non hanno ancora quelle competenze di base minime necessarie, o quantomeno non lo hanno in maniera diffusa, per poter utilizzare gli strumenti che sono certamente elementi importanti per smontare questo tema delle fake news, a partire dall'identità digitale, quindi sistema pubblico identità digitale, poter garantire chi c'è dall'altra parte dello smartphone con certezza giuridica, e di qui in avanti l'indice DESI, l'indicatore europeo che misura appunto il livello di digitalizzazione degli stati membri, vede l'Italia tra le ultime posizioni, 24esimo nell'ultimo indicatore, e proprio il tema delle competenze digitali di base è un po' uno tra gli aspetti più critici. Allora, qualche numero. Abbiamo detto 6 milioni di imprese, il cassetto digitale dell'imprenditore impresa.italia.it esiste dalla fine dell'estate del 2017. Dal 2018 abbiamo provato un po' a raccontarlo con tanti modi, con tanti strumenti, anche attraverso naturalmente l'uso dei social, dei nuovi mezzi di dei nuovi strumenti di comunicazione. Ad oggi 334.000 imprese stanno utilizzando questo strumento, che non costa niente, perché è gratuito, perché l'impresa già, per il fatto di essere un'impresa, giustamente ha accesso a questo tipo di informazione, e dall'inizio dell'anno sono 1113 le nuove imprese che stanno aderendo a questo, utilizzando questo servizio. È un numero in valore assoluto, magari può essere anche interessante, ma su 6 milioni di imprese c'è tanta strada da fare. Chi glielo racconta agli imprenditori italiani che c'è questo tipo di servizio? Chi mette in condizione la persona imprenditore di avere quella competenza digitale di base, quella cultura digitale di base, anche quella cultura di impresa che gli fa fare il salto di qualità? Qui abbiamo tutti una grande responsabilità. Se la stampa, i giornalisti non devono fare educazione, e mi trovo anche, ma un racconto degli strumenti positivi e di quel che serve per progredire anche nel modo di stare on life, credo che la stampa, i giornalisti e tutti gli strumenti di comunicazione abbiano un ruolo importante. Naturalmente, insieme al cassetto digitale dell'imprenditore, diamo tutta un'altra serie di servizi agli imprenditori che gli permettono di stare on life nella maniera più consapevole possibile, ma anche nella maniera più diciamo produttiva, che dà anche competitività alle nostre imprese, perché poter gestire la nostra impresa dallo smartphone o avere l'accesso a tutti i dati di impresa dal nostro smartphone sicuramente migliora la vita degli imprenditori. Grazie. A Paolo Fiorenzani. Io credo che lei conosca quel volume di Giampaolo Colletti, Gli artigiani, in cui praticamente Giampaolo Colletti racconta di come tanti imprenditori
e sono i piccoli imprenditori, quelli a cui faceva in particolare riferimento, siano diventati, abbiano recuperato valore, economia e denaro, perciò attraverso l'utilizzo della rete per promuovere e vendere i propri prodotti. Delle innovazioni straordinarie che l'imprenditoria ha attivato, ed è un connubio meraviglioso tra il prodotto tradizionale del nostro paese e la possibilità di commercializzarlo e di farlo conoscere attraverso invece strumenti più innovativi. È chiaro che in questo momento l'imprenditoria ha senz'altro guai se non facesse riferimento alla rete, guai se non usasse tutti gli strumenti che sono in dotazione nel nostro paese. Probabilmente gli artigiani, gli imprenditori italiani hanno lo stesso problema, lo metteva in evidenza Fiorenzani, hanno lo stesso problema i cittadini e gli imprenditori hanno lo stesso problema nei confronti della conoscenza e della competenza nell'uso di queste tecnologie e nell'uso della, proprio della cultura del digitale. Argomento che è stato messo in evidenza più volte è la cultura digitale, le competenze digitali. Insomma, praticamente io propongo il prossimo convegno che abbia come titolo competenze digitali, così facciamo contento Nicodemo e non parliamo più delle fake news, e su questo io sposo assolutamente la causa, basta, non se ne può più. E soprattutto cominciamo ad occuparci di un tema che riguarda davvero tutti noi, cioè promuovere la competenza nell'uso di strumenti che ormai ci sono e sono grazie a Dio ci sono, perché tornare indietro o pensare ad un modello luddista sarebbe veramente il dramma della nostra società. Apriamo il dibattito, abbiamo ancora un po' di tempo, visto che avete resistito, grazie, avete del coraggio, però i relatori sono stati tutti eccellenti e quindi valeva la pena essere qua. E chiedo subito, intanto sapete che è uscito Libra, una nuova moneta oggi, avevo anticipato qualcosa prima, e quindi potremmo acquistare con nuovi giocattoli o con nuovi non giocattoli, perché in verità poi non sono giocattoli, e quindi prepariamoci, non sono Bitcoin, hanno una struttura, uno funzionamento differente, e anche questo però fa parte di un nuovo modo, un nuovo modello di vita, un nuovo modo di affrontare e relazionarci con gli altri. Sarà emozione, magari sarà un fatto emozionale usare Libra piuttosto che al posto di degli euro o dei dollari, però boh, chi può dirlo, vale la pena di comunque riflettere anche su questi temi. Qualcuno vuole intervenire? Ecco, grazie. Allora, io lavoro in sanità, lavoro in una delle aree vaste dell'ASUR e sono responsabile dell'ufficio comunicazione URP di questa area vasta. Francesco è sempre, io l'ho ascoltato più volte, mi affascina la modalità, la provocazione, la modalità con cui dice le cose, veramente è bellissima. Volevo dire questo, è stato molto affrontato il problema delle fake news, affrontato il problema del digitale, ma secondo me c'è stato un grosso assente, che è colui che si occupa nella pubblica amministrazione, io parlo di pubblica amministrazione chiaramente, colui che si occupa della comunicazione istituzionale. Allora, noi non possiamo pensare di parlare ed affrontare il problema dei social se non diamo un'importanza fondamentale a questo tipo di comunicazione. Noi non possiamo rincorrere il social non può essere un fine ma uno strumento, e siccome uno strumento, come tutti gli strumenti legati alla comunicazione, devono essere governati. Per governare serve competenza. La competenza, per fortuna, è una cosa che possiamo acquisire, non è una cosa che ci lasciamo. Possiamo essere simpatici o antipatici, empatici o meno, ma la competenza la possiamo costruire. Qual è la difficoltà? Secondo me, quello che la mia esperienza lavorativa perlomeno mi ha dimostrato fino ad oggi,
perché nella pubblica amministrazione ancora non esiste, non si sente questa necessità della forte competenza sulla comunicazione istituzionale. E da un certo punto di vista, credo che abbia fatto qualcosa, no, e da un certo punto di vista il social ha da una parte ridotto e esasperato questo gap, dall'altra ha però portato in evidenza questo tipo di situazione. La personalizzazione sul social, porto un esempio del sindaco, perché è la parte quella più, ha portato necessariamente ad un abbassamento dell'importanza del ruolo della comunicazione istituzionale, perché il sindaco personalizza, parla lui direttamente su Facebook. Allora, questo non può essere, sempre più diventa una necessità e non è sempre più, secondo me, in sanità. Noi in sanità siamo molto appetibili dal punto di vista informativo, abbiamo le maggiori informazioni da dare e quindi chiaramente. Allora, per fronteggiare la fake, per fronteggiare la mala sanità che la stampa porta, non può che esserci una presa in cura, come diceva prima Francesco, prenderci cura del nostro territorio e cercare di costruire giorno dopo giorno con i social, con costanza e professionalità, costruire un valore che è il valore della sanità nel territorio a cui appartieni. Se noi non facciamo questo, noi saremo sempre dei perdenti, proprio perché siamo appetibili e perché, come diceva prima Caporossi, ci sarà sempre un'attesa lunga in un pronto soccorso e ci saranno sempre due anni di attesa per una mammografia, ma non è questo il problema. Noi dobbiamo costruire una cura. Solo un attimo, voglio portare un esempio. Nella nostra zona c'è stato un articolo che è stato fatto a seguito di alcuni arresti dello spaccio per sostanze stupefacenti e quindi il giornalista aveva detto che il fenomeno era un aumento, che aumentavano sempre di più e via dicendo, e quindi aveva creato l'articolo scandalistico che è classico di chi deve fare, perché la notizia quando non ha una cultura dietro e non c'ha un terreno un po' più acculturato da un punto di vista di informazione e di comunicazione, chiaramente. Allora il giornalista va dal nostro responsabile SERD dicendo: ci sono sicuramente dei casi, aumentano i casi, perché se la polizia arresta più spacciatori sicuramente ci sono più casi nei servizi. Allora, abbiamo fatto una fatica e ci stiamo lavorando, quindi è un percorso che stiamo facendo per spiegare alla nostra popolazione, al nostro territorio, che se i casi aumentano e il servizio non ha un aumento dei casi, significa che il nostro territorio non sta usando bene il servizio, perché se i ragazzi non vanno al servizio e quindi prendersi cura di quel servizio significa meno dipendenza, meno prostituzione, meno delinquenza, meno di tante cose. Allora, che la polizia, quindi significa cambiare la cultura, non dire non abbiamo più casi, noi dobbiamo avere più casi, perché se il fenomeno esiste, se noi ci siamo, siamo garanzia di un territorio. Allora, questa è promozione della salute, questo si fa con i social, perché i social, la gente sta sui social, si può fare in maniera però lavorandoci, consapevole, una comunicazione consapevole, una comunicazione istituzionale che va fatta non con lo spot, ma va fatta costruita in un tempo lungo, dove tutto è finalizzato alla modifica di un comportamento del territorio. Quindi credo che la prima cosa, le istituzioni debbano ridare uno spazio importante all'ufficio comunicazione istituzionale, perché se non abbiamo questo, guardate, il MIRP stanno finendo tutti, non abbiamo più uffici di comunicazione con persone competenti, vengono messi gli amministrativi che non sanno niente di comunicazione. Allora, quando noi abbiamo un impero così forte come quello dei social, io credo che la pubblica amministrazione non si possa più permettere di utilizzare, di creare con tanta spontaneità questi servizi. Scusate la lunghezza, ma... Grazie, grazie. Chi vuole rispondere? Nicodemo. Innanzitutto io vorrei dire che i dipendenti pubblici che si occupano della comunicazione istituzionale e lo fanno attraverso i social sono degli eroi. Va bene? Cioè io
abbraccio sempre, perché è stato, vi ricordate la storia di quella persona che rispondeva all'Inps, no? Cioè è diventato il grande scandalo perché a un certo punto ha risposto in maniera un po' sui generis alla ragazza con le orecchie di coniglio, che era il commento numero 2000 di una pagina, e io mi sono messo nei panni di quella persona, quell'impiegato, adesso non so chi fosse, che si è messo là a rispondere a 2000 persone. Quindi per me chi si occupa della comunicazione pubblica di un ente, di un'istituzione, la pubblica amministrazione, è un eroe, nel senso che lo sa che il rischio errore ci sta, perché ci sta, è inevitabile, diciamo. E io dico sempre, quando c'è un errore si chiede scusa e si va avanti, perché non è che poi sugli errori si fucilano le persone, no, mentre invece si fanno i grandi casi, ah che vergogna, tutti scienziati, come dice Clementino, con i social network degli altri. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dici te, cioè c'è un tema che Pia Social come associazione sta affrontando da tempo, che è la revisione della 150 con la 151. Il tema è, ci sono una serie di figure, allora, premesso che adesso mi sparano qua dentro, io non penso neanche più possiamo parlare di comunicazione istituzionale, dobbiamo parlare di conversazione, perché i social sono un sistema in cui sei tu punto di una rete che ti confronti con te un altro punto della rete, e il tipo di relazione comunicativa che tu basi in quella roba là è una roba paritaria, e se tu decidi di star, tu puoi anche decidere di non starci, ente pubblico, pubblica amministrazione, non sei obbligato a farlo, va bene, però se decidi di starlo ci devi stare con quell'idea che stai conversando con le persone che stanno là, quindi devi saperci dialogare, devi saper interloquire, devi saper usare un linguaggio che sia comprensibile, poi certo non bisogna scadere nel banale, questo siamo d'accordo. La seconda cosa, ci sono una serie di figure che la pubblica amministrazione non conosce. Ma perché adesso non voglio dire l'analista, il data analyst, l'editor, cioè, ma perché il social media manager è riconosciuto dalla pubblica amministrazione? No, obiettivamente no. Cioè, bisogna sempre utilizzare degli strumenti, diciamo, in qualche maniera alternativi. Allora, quello che serve è una revisione globale di quello che deve essere un nuovo ufficio comunicazione 2.7.0, che è un ufficio conversazione in cui ci sta il vecchio rapporto che è necessario, che è fondamentale con i giornali, e secondo me i giornali, anche qua mi permetto solo di dire una cosa, diciamo, non per fare piaggeria, però quello che tu hai raccontato può non piacerci, però fa parte del gioco, no? Lo sappiamo un po' che è così, no? Cioè, quindi, come dire, la pubblica amministrazione dà corretta informazione, ma racconta soprattutto quello che fa più piacere alla pubblica amministrazione, e i giornalisti, in tutte le sue fonti, invece, le forme, invece raccontano quello che invece non funziona. Meno male che è così, diciamo, perché significa che le cose funzionano. Quello che mi interessa, che secondo me è importante, è prendere le buone pratiche di comunicazione pubblica della pubblica amministrazione, e sono centinaia in tutto il paese. Cioè, non è vero che la pubblica amministrazione sì, c'è un problema di età media, c'è un problema complessivo, tutto quello che vogliamo, però la pubblica amministrazione ha tantissime buone pratiche di come si sta sui social, di come si dialoga, e è anche il motivo per cui alla fine è nata un'associazione come Pia Social, no? Nel senso che vabbè, è nata quando alcuni di noi lavoravano per il governo su queste cose qua, però la forza di questa associazione è che non è rimasta una cosa in cui c'era il capo del consiglio della comunicazione Palazzo Chigi oppure il capo ufficio stampa del MIUR, perché c'era quello che si occupava della comunicazione del comune di Ancona, oppure quello che si occupava di Trieste, o quello che si occupa della Zecca di Stato, poi è integrato con l'unione camerale, cioè serve a questo, cioè un incontro come questo, oltre al fatto che alla fine è bello vedersi, ti diverti, che io faccio il provocatore, e dare l'idea che servono, come dire, nuove strutture, nuovi corpi intermedi, così dico un'altra parola che ti farà sicuramente piacere, che provano a spingere nei confronti del legislatore per allargare un poco quello che significa oggi avere a che fare con il pubblico. Michele Caporossi, vuoi aggiungere qualcosa? Molto semplicemente questo, che le cose, ha ragione Nicodemo, le cose prima bisogna farle e poi come dire lamentarsi di, perché ci sta pochissima voglia di fare le cose, pochissima voglia di fare le cose. Chi è più motivato sono gli enti locali, sono gli enti elettivi, coloro che hanno un controvalore ovviamente in termini di consenso. Negli enti come i nostri, dove invece questa questione è fondamentale, ovviamente bisogna pararsi
da quelli che sono gli attacchi, perché io quando ho fatto la Web TV, il MEF ha detto che quello non poteva essere finanziato perché era fuori da LEA, no? Perché nei LEA non c'è la comunicazione, no? Nei LEA ci sta non so cosa, l'informazione intorno a nel Dipartimento di Prevenzione, che poi è una questione che non è dell'azienda ospedaliera, no? Per cui adesso per dire, però l'abbiamo fatto uguale, perché poi alla fine, insomma, trovando un percorso nel quale abbiamo dimostrato certe cose, abbiamo rotto una frontiera che stava lì e che era una frontiera con minacce varie di tutti i rischi del mondo, insomma. E quindi le cose bisogna ovviamente farle e farle su misura, perché i vestiti vanno fatti su misura, giustamente intorno alle comunità, ma anche intorno ai brand, perché noi abbiamo un problema che non si capisce perché i nostri brand sono dei brand scialbi, sbiaditi, e gli altri invece hanno dei brand che spiccano. E allora io tutto il piano strategico che sto portando avanti è fatto esattamente sulla rivalorizzazione dei brand. Noi abbiamo 4, sono quelli storici, adesso l'ultimo che si è aggiunto era un ospedale, che quello oncologico, che crollò nell'82 con la frana di Possatura, e noi a novembre ripristiniamo questo brand, perché una cosa è dire avere il repartino di, un'altra cosa è avere il brand del centro oncologico, che era un ospedale ad alta specializzazione che, guarda un po', allora importava il 30% da fuori regione, così come il Salesi e il Lancisi, no? Sono due brand che qualcuno voleva acciaccare dentro la storia. Ospedali Uniti non si parla più di niente, invece abbiamo ritirato fuori tutti questi gioielli di famiglia e gli stiamo dando un grande peso anche dal punto di vista del marketing, perché poi fanno marketing, sono dei brand che fuori regione sono molto apprezzati, e quindi come tale attirano le persone attorno a quello che effettivamente sono la capacità di risposta che riusciamo a dare, insomma, noi nei vari segmenti specialmente di alta specializzazione che si esprimono. Branding va fatto in sanità in tutto, va fatto da parte della prevenzione, della sanità animale, dei distretti, dei medici di medicina generale, delle cure primarie e di tutto il resto, insomma. Non può essere che queste cose vengano vissute dai cittadini come degli uffici che stanno lì, che fanno scartoffi, fanno pratiche, compilano ricette o altre cose di questo tipo. Quindi c'è da affrontare la cosa con una dinamicità che è quella esattamente di dire le cose che effettivamente si stanno facendo, perché poi le cose si fanno ma non si fanno sapere, e saper fare senza far sapere non serve proprio a niente. Quindi il problema è assolutamente mettersi su un terreno che è quello della concretezza. Questo, Michele, però vuol dire che l'attività di social networking, cioè diceva prima Nicodemo, in fondo qual è quell'azienda sanitaria che ha un social media manager? Invece se questo diceva lui è tutto vero. Quello che devi cambiare lo staff, tu, insomma, che facendo, oggi non è possibile fare. Facendo branding, però il brand è un fatto culturale, indubbiamente, e per fare branding in modo moderno e far conoscere, tu non puoi pensare di non usare la rete, non usare l'attività di social networking, ma non puoi, non devi. Allora, se andiamo, arrivo da te, guardiamo, pensiamo alla 151, ma come si fa a non inserire queste tematiche, non discutere proprio su questo? È fondamentale, però attenzione, smettiamolo di pensare che abbiamo uno che sa usare il telefonino per chiamare la zia Maria e lo mettiamo lì a fare social networking. No, per favore, no, basta, è già stato fatto, ha detto prima l'URP. Allora, l'URP è stata costruita in passato, io sono sufficientemente vecchia per aver visto la nascita degli URP in sanità, ci mettevano quel poveretto che aveva messo il timbro fino a ieri e poi si lamentavano perché non era capace, ma non era sbagliato lui che non sapeva, non era capace, ma non c'era stata nessuna formazione. Io ho fatto formazione in alcuni ospedali del nord Italia, del centro nord, dove ci hanno chiamati proprio per fare questo, per migliorare la qualità dell'informazione. Allora non si parlava neanche di social networking, figuriamoci, però si faceva formazione all'uso della comunicazione, all'uso dell'informazione, all'uso delle strategie. Smettiamo di pensare, perché siamo nella pubblica amministrazione, non dobbiamo parlare di strategie, non dobbiamo parlare di marketing, non dobbiamo parlare di branding, non dobbiamo parlare di social. E perché?
E questa è la cosa che in qualche modo dovremmo fare. E è vero che i giornalisti per fortuna ci danno anche le cattive notizie, perché almeno abbiamo la possibilità di confrontare, però potrebbero anche darci qualche buona notizia. O in fondo, ricordiamoci, un quotidiano italiano ha costruito un inserto buone notizie che sta andando benissimo. Allora vuol dire che siamo anche sensibili a questi temi positivi. Se è informazione, sì, ben venga. Scusa. Precisazione come ordine dei giornalisti per una battaglia personale che io per esempio sto facendo da diverso tempo. Io capisco la collega quando parla di Urpe, perché io li ho vissuti con Di Stefano e con Rovinetti in diretta quando venivano creati, provenendo dall'Università di Bologna e avendo lavorato per Iperbole, che all'epoca era il primo momento di grande apertura, l'innovazione numero uno, per cui ci guardavano in tutto il mondo, internet dato ai cittadini. Iperbole era internet per Bologna, per intenderci, un acronimo. Io, guardate, ogni tanto come vicepresidente partecipo alla consulta dei presidenti e dei vicepresidenti dell'Ordine dei giornalisti. Come sapete, noi stiamo tentando una riforma del nostro ordine, abbiamo una legge che insomma è ormai bacucca, risale al 1963 e era già nata monca e antica, pensate quindi adesso con quello che sta succedendo. Però riuscire a far capire a tanti colleghi quello che si è detto stamattina, e cioè il fatto che il giornalista non è più soltanto quello che scrive. Il giornalista è anche colui che in questo caso è un esperto di conversazione, comunicazione. Io prima all'inizio l'ho detto, non deve essere mai univoca, perché ad esempio il problema molto forte che c'è nell'amministrazione pubblica è che noi diamo solo un messaggio, non siamo mai pronti a recepire una risposta, a poter anche avere un contraddittorio. La cosa che più fa arrabbiare i sindaci è quando il cittadino in tempo reale fa la foto della buca o del lavoro fatto male che finisce sui media e prende 15.000 like, che poi il collega giornalista furbo che sta sempre lì sopra ci crea la notizia ad hoc per parlare male magari del sindaco che gli sta antipatico. Allora guardate, in questo dobbiamo tutti, perché a me una cosa che fa molto arrabbiare è che noi parliamo dei comunicatori, ad esempio, va bene le relazioni pubbliche e quant'altro, ma soprattutto per quanto riguarda i social, solo come un introito per salvare il nostro IMGI, cioè il nostro istituto previdenziale. E questo non va assolutamente bene. Io credo che voi sarete d'accordo con me in questo, che appunto c'è un salto di mentalità che deve partire però da noi. Il fatto che noi stamattina siamo venuti qui è perché effettivamente siamo sensibili a questi temi, ma dobbiamo far sì che all'interno proprio della nostra categoria ci sia una sensibilità diversa. Perché il sindaco non ha piacere ad avere noi giornalisti? Perché alla fine abbiamo deontologia. Io ogni volta cambia un'amministrazione vengo tirato per la giacca, per cui mi affibbiano la testa di un partito piuttosto di un altro, così come mi dicono guarda quello che è stato fatto adesso non vale niente, così come mi dicono tu devi adesso di quello che dico io. E io rispondo sempre invece in una maniera diversa. Io lavoro per un marchio che si chiama Città di Tolentino. Poi chi è il sindaco pro tempore o l'assessore o altro, me ne può fregare. Faccio comunicazione istituzionale, anche le delibere quelle più strane e quelle che magari gli assessori non vorrebbero mai, io le trasformo tranquillamente, oltre che ovviamente stare sull'albo pretorio che nessun cittadino andrà mai a vedere, le trasformo in comunicato stampa, come sanno bene i colleghi con i quali si interfacciano con me. Perché è la cosa più normale che io possa fare. Perché è quello. Così come poter tenere aperta una pagina Facebook è complicato. Uno, perché non ci abbiamo persone. Due, perché bisogna avere tempo. Io tante volte rispondo anche alle 2 di notte. Perché? Perché è il momento che posso dedicarmi effettivamente a quella che è un'interazione continua. Però tutto questo non trova poi, qual è l'anello debole? Nella parte dirigenziale. Perché la legge 50 non ha funzionato? Bisogna che ce lo diciamo anche. Perché la politica non ha assolutamente piacere di avere figure professionali, ma ha più piacere ad avere il portavoce, ha più piacere ad avere il ragazzino che corrisponde e risponde a certe logiche. È andato via il presidente, non ho difficoltà, glielo avrei detto se era presente. Non so se lo sapete, la situazione dell'ufficio stampa qui in Regione Marche, i quali, voglio dire, non sono assolutamente uniformati a giornalisti e non hanno contratto giornalistico. Anche questa è una situazione che non ha senso di esistere, non voglio fare il sindacalista, l'ordine fa cose completamente diverse. Però all'interno di alcuni enti pubblici non fa piacere avere
professionisti. Perché poi noi rispondiamo a una logica deontologica. Perché non rispondiamo a logiche politiche. E se lo facciamo, ovviamente andiamo contro quella che è la nostra professione. Quando mi si dice che un comunicato stampa di un professionista deve passare il vaglio di un portavoce, ciò significa che il sistema ha fallito. Perché è giusto che in una dichiarazione ci sia ovviamente il benestare della persona a cui è riferita, ma se permettete, tutto il resto lo scrivo io che sono un professionista, altrimenti che lo faccio a fare. Così come un'altra lotta personale che io sto facendo da sempre è che sono stanco di vedere nelle aziende private, e qui mi rivolgo ad esempio alla Camera di Commercio, del problema per cui dietro a questo fantomatico ufficio comunicazione c'è di tutto e di più negli uffici stampa, meno che un giornalista iscritto all'ordine. Sapete quanti di noi potrebbero trovare lavoro all'interno delle aziende in Italia se questo fosse rispettato? Ma perché per fare una casa serve l'ingegnere e per fare la comunicazione, giustamente come diceva Lella, prendiamo il primo che capita, che spesso non è neanche il più bravo? Gli anglosassoni in questo non ci hanno insegnato niente. Allora è una mentalità che dobbiamo cambiare. Scusatemi. Grazie. Grazie. Grazie, e infatti torniamo di nuovo al tema della competenza, della professionalità, delle conoscenze, e quindi tutti argomenti che credo dovremmo indagare maggiormente. Ci sono altre richieste di intervento? Allora, qualcuno a questo tavolo vuole aggiungere qualcosa? No? Sì? Ah no, no, no. Allora, ringraziamo tutti e soprattutto ringraziamo voi per averci ascoltato e naturalmente ci auguriamo che la Regione possa continuare a lavorare su questi temi, magari cercando di davvero formare e aiutarci a capire i temi della competenza in temi di comunicazione o, come dice Nicodemo, conversazione. Però il passaggio dalla comunicazione alla conversazione, secondo me, non deve rimanere uno slogan, ma deve entrare nel merito della questione. Noi sociologi ci lavoriamo da molto tempo, sappiamo benissimo che questa evoluzione è fondamentale per comprendere e per comprenderci, quindi potrebbe essere una riflessione che tutti noi potremmo fare assieme. Grazie a tutti.